succedere ogni volta. Ah, c'è un mega problema, ho scordato la password del mio iPad e quindi non riesco più a entrare. Sì. Cioè, prima sei te. Prima è il tuo compleanno. No, Vez. Ma che intro, Ti assicuro che prima di prenderci un tagliere e una birra qua sotto la sapevo. In questo momento non ma me la ricordo. Ma che cos'è quello? C'è Walter White che mette una coppola a... Ah, Mr. Struzzo. Ah, uno struzzo. Perché abbiamo un pupazzo di uno struzzo? Aspetta, la devo perché azzeccare. No? Perché c'è una tazza in mezzo al tavolo? Frank? È tua? No. Perché non c'è il sabacco davanti a te? Togliela. E l'abbiamo tolto per A-Rap. Ma è pulito. Per non abbinare le due cose, dici? È pulito. Ragazzi, stiamo facendo una live. Alla prossima. Sì, ma l'ha disattivato per 5 minuti. Ha sbagliato la password di nuovo. Alla prossima l'ha disattivato per sempre. Mi ricordo che sono delle cifre al contrario, ma non mi ricordo esattamente quali. Ma lo usi due volte a settimana? Allora, abbiamo fatto un corso sulla sicurezza. Io ho cambiato tutte le password che c'erano. Ma perché? Ma perché dicono Nicky? Signori, Baby? Cosa hai fatto? Attacco al Moro! Perché devi attaccarlo? Ma perché? Allora, io mi voglio chiedere, perché nel 2022 abbiamo Attacco al Moro con ancora questa sigla polleggiata? Io vorrei, come quando lancio Attacco al Biondo. Attacco al Biondo! Vedi, cioè, c'è una differenza abissale. Ho capito. Tu hai rotto il cazzo. No. Vabbè, è Attacco al Biondo. Allora, intanto ricordiamo stasera, metà della gente è qua per vedere la sfida oggi. Mario Kart su 48 piste. Ci siamo allenati tutto il pomeriggio, abbiamo fatto qualsiasi partita possibile con tutti i tipi di pad, tutti i tipi di circuito, abbiamo provato tutto. Ho sentito anche pischi urlare. Show da fare. Pingu non sa giocare. Possibile che non si possa lavorare in questo posto? Sul serio, addirittura. Giocare a Mario Kart con noi. Allora, io ho un annuncio da fare. Ho provato tanti giochi nella mia vita. Ricordiamo stasera Mac Miller. Grande. Ah, Smith. Di merda. No, no, no. Tutto il giorno che scherza sul fatto che è morto rispetto, Mac Miller. No, rispetto l'artista. Cosa che tanto non Mac sapevo a quanto pare. Non sapevo. Perché prendi per il culo questa cosa? No, io rispetto Mac Miller. Mi dispiace molto. Vai avanti. Ma non è un prendere in giro. È un prendere in giro. È uno sfottere. Perché? Perché? Chi ci è rimasto sotto? Posso sapere com'è morto? Incredibile. Come droghe? No, è un overdose. Sì. Non ridere, no, no. Fa ridere perché tutti i musicisti muoiono overdose. Hanno dichiarato colpevoli lo spacciatore perché gli ha tagliato in maniera strana la droga, va bene. E per omicidio, 12 anni, una roba però del genere. Però era overdose. No, però omicidio colposo. Però è colposo. Colposo. Quindi palesemente colpa dello spacciatore che non ha tagliato per bene la droga. È un casino. No, gli ha fatto pippare, credo, della roba che non era cocaina. Magari avesse pippato. Sapevate che non aveva comprato cocaina, non mi ricordo. Nella cocaina c'è il gasolio. Fentanyl, credo. Ma quello che volevo dire, io volevo fare un ricordo carino, vabbè, niente. Morto felice, sì, tutto sommato, fare. Dice King. Non credo. Oddio. Non credo. Credo proprio. Dalla sua musica non sembrerebbe. No, io dicevo Mario Kart stasera 48 piste senza Nick, purtroppo senza il nostro Mario Kart, perché sono era stato troppo squalificato. Esperto, squalificato per la sua bravura. Però adesso lui deve dare un motivo valido per non esserci questa sera. Sono stato squalificato. No, dai Nick, se no, dai, dici la vera motivazione. Di dove sei? Chi trova Nick questa sera? Ma era figo. Vince una maglietta. Ti diamo una maglietta e tu la dai a chi ti trova. Ma non ho niente. No, diciamo te la diamo. Nicolas è a un concerto in Emilia Romagna. Vabbè, un po' generico. Indovinate quale? Ci sa. Magari c'è non è una saga. Sondaggio di paese valgono. Sondaggione. Ma come sondaggione? Sondaggione. Come fanno a indovinare col sondaggione? Sondaggione. Let's go. No, però effettivamente così dopo metto l'opzione concerto in cui sei. Vabbè, ma puoi anche inventare. Aspetta, ma è a pagamento il concerto? Sì. Ok, a pagamento nell'Emilia Romagna. Non è ultimo. Non è ultimo. Ragazzi, ultimo. Ah, sei ultimo. Aspetta, no, fai così, Nick, di quanto costa? Non mi ricordo. Ma più o meno. Tipo, ultimamente non mi avevi detto un botto che ti piaceva... L'Aurora Pausini. No, non la faccio questa battuta. Chi? Però era bella. No, se chi? La voleva dire, voleva dire un po' scontata. Però io ti volevo ammanettare al termosifone per vedere come reagire. Sarebbe stato figo come quando mi hai messo di sopra per tre ore. Però secondo me ti sarebbe sceso da solo. Sì, certo. Ma tu? Infatti, perché mi hanno rotto il cazzo. Ma con chi ci vai, Nick? Con cazzi miei, scusami. Cioè, no, è per capire, cioè, se ti blocchiamo qui, vengono a prenderti. No, perché devo andare lì a prendere.
li vai tu a prendere? Come mai questo atto di generosità? Perché è sempre così. Ah, sei sfruttato, quello così. Sfruttato del gruppo. Sì, tra tre minuti potrò riprovare a immettere la mia password dentro l'iPad. Sì, ma mi ricordo una volta che ho bloccato l'iPhone del fratello di Cesare o di Cesare. Non per mi quanto? Il mio, no, il mio iPod. 20 minuti. Un'ora o due. Tipo, era il mio iPod Touch. Bellissimo. Ma io non ho capito, cioè quel tempo che ti mette è per riflettere. No, è che in realtà credo che se ti mette prima 30 secondi, poi bla bla bla, perché così se vuol dire che tu hai avuto tempo tipo 5 minuti da aspettare, vuol dire che l'hai inculato. Probabilmente, quindi ti aumenta sempre di più il tempo. Esponenzialmente. Ma esponenzialmente, perché più sbagli, più è grave, più pensa, ok, non è nelle mani giuste. Ok, ma io penso che non riuscirò ad arrivare a fine live e a ricordarmelo. Perciò, come succede in questa occasione? Non metterne più. Aspetta di essere lucido. Come se andiamo all'Apple Store, ce lo ripristo. E come fai a non ricordare? No, non posso. Tutto, due volte. Vabbè, ma adesso è tornato a minuto. È tornato a minuto, ce la faremo. Quando me lo sblocca. Le hai cambiate dopo il corso della sicurezza? Certo. Ma sei scemo, veramente. Ho messo 1000 password. Io lo stavo cambiando perché quando non c'ero qualcuno ha usato il mio tablet. Ce l'ho, aspettate. Io. Sì, l'abbiamo usato. Non mi è piaciuta. Come cosa stavo cambiando le password? Per piacere, ma non c'è rullo di tamburi. Poi non lo usi te. Ci sono le mie cose dentro, è collegata al mio account. Ci sono tutte le foto e tutto. Uno entra e vede tutto. Questo io non lo sapevo. Ma perché c'è il tuo pene? Ma può essere. Può essere. Allora. Perché non ho guardato allora? Allora, rullo il tamburi per piacere. Vado con lo sbloccato. Tonno, diccelo. Che è picco questo? Non è detto che è il blog foto. Il rullo di tamburi. Ce l'ho fatta! Se l'ho ricordata! Attacca al biondo! Coglione, pezzo di merda. Bravissimo, Pingu. Quindi come hai fatto? Bravissimo. Ancora? Cazzo, non me la ricordo più. Se l'ha ribloccato e sarà scemo. Una parola. Ma scusa, ma nel sondaggione due dei concerti sono di gente morta. Ma scusa. Ma chi? Rosare? Tipo Pix. Qual è il problema con la gente morta? Ma i Queen, guarda che ci sono ancora i Queen. Ma i Queen ci sono ancora, è solo morto Freddie Mercury. Ma poi io penso che è morto Gianni Morandi. Che cazzo dici? No, non è vero. Ma poi penso che si riferisca alle cover band. Ci sono un botto di cover band. Tipo gli spasti. Quando i Rover non ci saranno più. Anche di Rover c'è una cover band. Veramente? Che figo. Sì, poi me l'avevate detto. Ma che cazzo hanno dici? Fatto una cover, non vuol dire che hanno c'è fatto una cover. Possiamo andare su YouTube a vedere le cover dei Rover? Sicuro. Io non capisco. No, io fra, però non capisco perché non ci passi il tempo. È la cosa più ludica che io farei. A vedere le cover è una roba mega interessante. Non mi viene. Io tipo quando mi taggano e capita che le guardo. Ok. Non le vado a cercare. Però guarda che si trova roba interessante, ma tipo io vado sempre a cercare anche se notizie su Space Valley e varie. Faccio mai, non lo so. No, quello neanche io. Cerchi tipo i gossip. Sì. No, scusa, adesso ho sbloccato la chat dopo 5 minuti. Ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta. Qual è la password? La password è segnare. C'era 610. Hai quasi detta. Gli spasti. Ma comunque l'hanno azzeccato. Hanno azzeccato. Gianni Morandi alla Venna. Da chi vai stasera? Magari. Da chi vai stasera? Magari. Nah, tutta questa... Chi trova Nick vince una maglietta. Nick, non me la porto dietro. Quindi chi mi trova si beccherà solamente delle balocche. Ma scusa, dagli la tua di Space Valley. Ah, è vero. Posso dirti: attacca il moro. Vai. Attacca il biondo. Oddio, ho quasi vomitato. No, che schifo, ho proprio vomitato. Allora, sei un po' scemo secondo me. Perché se in realtà beccassi lì della gente che ti conosce, molta gente magari ti offre una birra. Ti offro non sono una uno sera... scroccone come te. Ma guarda che non è scroccone. La gente fa piacere. Domani sono a vederli al Jay. Ho subito scritto chi c'è domani. Così se becco gente che mi fa simpatica mi faccio prendere birre. Ma io se becco della gente in un posto mi fa molto piacere e faccio volentieri delle balotte. Però dire oh sono qua venite mi mette ansia. Cioè è no pesante. Però ti dico, ma potessi fare le cose più fighe. No esatto, non sono quello. Frank ti piacciono gli al Jay? No, conosco una canzone, quella che facevamo. Vuoi venire con me a concerto? No, grazie. Dai, è il weekend. Anche perché non abbiamo mai fatto canzone al Jay. Sì. No, te lo assicuro. Sì. Ti assicuro di no. Quella famosa, unica loro. Posso dire? Non abbiamo mai fatto canzone al Jay. Secondo me sì. Ti assicuro di no. Ma che cosa stai canticchiando? Aspetta, no, perché non stai canticchiando gli Al Jay. Giù la musica. Ah, no. Vampire Weekend sarai canticchiando. No, è un altro sì, gli Al Jay erano il riferimento per la serie di Space Valley. No. Che cazzo dici? Veramente l'abbiamo copiato gli Al Jay. Sono quelli di Breeze Blocks. No, quell'altra canzone. Porca miseria, hanno fatto una canzone. Left Hand Free.
Quella è il riferimento della è vero, non la facevamo. Io quando Omar ci ha fatto la sigla di Space Valley sono andato lì dicendo ok, reference Left Hand Free di Al Jay, però in versione un po' spaziale. Io ho fatto la sigla di Space Valley. Bellissimo. Space Valley copia Yalt J. Ma no, è una reference, un'ispirazione. Un... questo è un gran gossip. Infatti sì, è diverso. Io la vorrei però ispirata a... siamo nuovi. Ma è Wii Sport. Mica penso ci stiano odiando in questo momento. Nels Fact porca. Allora, è da tanto tempo che non faccio Nels Fact, quindi ricordo a casa che Nels è sinonimo di divertimento. Scusa un attimo, ma che cazzo lui, stai ma mangiando? Scusa, Nick, ma condividi. Ma sei preso il panino, ma scusa, qua ma sotto? Ma condividi, no, ma stronzo. No, tirala fuori tu. Ma cos'è tutta sta merenda? È la mia cena. Ma potrei tirare fuori un panino stile Gesù e incominciare a spezzare. Ma che ti mangia il gel di frutta lì? Merda. No! Strapeso. Che cazzo succede? Cos'è, gli metti le mani addosso, Ningua? Siamo a questo livello. No, gli tolgo lo scotch che gli ho messo negli occhiali. No, lo scroto. Ma che cazzo? Prendiamo che oggi sono rotti gli occhiali di Nelson e Nicolas. Mi stai spoilerando il Nels Fact. Allora, togli la base. Nels, sinonimo di divertimento con Nels Fact. Era la mia cena. Oggi mi si sono rotti gli occhiali pulendo gli occhiali troppo violentemente. Fine Nels. C'è Pingu che sta... Che cazzo stai facendo? Che cazzo fa Pingu? Ha abbandonato la barba. No! Ah, perché era in mezzo è rimasto al cappello. Oddio, non c'è nessuno in regia. Ammutinamento. Se parlate voi non si vede nessuno. È finita. È finita. Ma Pingu, puoi farti vedere? Posso dire che non ci credo che sia perché li stai pulendo. Giuro. Magari si era puoi rimetterla. Fa cagare la tua montatura, posso dire. Ma come sei cringiato? Non l'hai... Ah beh, basta, è finito. Sì. Dicono che vogliono sapere come. Ma a me mi fa ridere perché... cioè, ti ha un po' illustrato 500 le... euro per una pulizia degli occhiali troppo violenti. Con 20 euro te li saldi e hai di nuovo quelli. Quanto hai speso? 500 euro. 480. Come è possibile? Ma l'hai prese antitutto. Sono, no. Antigraffi, antiriflesso, con le blue light e cazzi male. Gli possono sparare per gli occhiali, per la gradazione, eccetera. Ah, non perché? Posso prendere lenti che siano senza antiriflesso e varie. Sto mettendo un truffato. No, ma è un discorso. Anche ma... Mauro però... Zingarelli si sono rotti gli occhiali ieri. Davvero? Yes. Però yes. Scusa, perché te sarebbero molto spesse le richieste più sottili. Sì. Ma sei nato allora. Dove ti dicevo io? Sì. Però non. Che occhiali hai preso? Però non assurdo, l'ottico è un mondo. Io non lo conoscevo. Un mondo di merda. Sì, no, ladri, è un mondo fighissimo. Perché ladri. Si è messo lì a misurare tutte le varie cose, a mettere tutte le lenti. Quelle erano bravi. Sono ma era che per fare scena, perché poi devi chiederti un botto di soldi sì, e poi vedere dove lavorato. Non ho capito. A un certo punto gli ha passato un binocolo e ha detto, guardala in che fondo. Vedi le case. Guarda la misura della mia faccia. Ah, ok. Cioè, ha tirato proprio fuori il visore quello di Star Wars. E tipo si sono messi uno di fronte all'altro a guardarsi così. Io li filmavo e erano la misura della sua testa. Ah, boh, non lo so. Però è stato. È stato un mondo. Ma la cosa che volevo dire è che c'era una roba che volevo dire assolutamente. Tu non avevi fatto una scaletta. Che allora, hai preso, Nelson? Ho preso degli occhiali gialli. Che merda. Cioè? Tipo senape. Ma sottili o acetato? Aspetta, ma tipo malgioglio. Davvero? Ne avevo trovato un paio che mi ispiravano, che ero indeciso, che avevano le stanghette di ferro. Erano molto leggeri, mi piacevano per quello. Era tipo i tuoi, stanghette di ferro e davanti marrone. Poi però c'erano questi qua giallini che avevo già addocchiato di un'altra marca, di quel colore lì, che mi ispiravano e li ho presi. Sono molto pesanti, non sono abituato. Non sarò, farò un po' fatica perché questi sono molto leggeri. Okay, figo. E io mentre stavo provando tutti gli occhiali lo invidiavo e dicevo, porca vacca, no, vorrei essere un metal come che te. Può avere, sì. Che scelte ma enormi. Ma te li puoi mettere anche te? Perché no, ci mettiamo un attimo, dai, ti spariamo un laser in faccia. Ma scusa, gli ho dato uno sleccoccio. Vabbè, no, te lo pulisco. Te lo pulisco. Non può essere. Lo sono per principio. No, non è per principio. Non può essere così. Giucciarmelo. Ma solo perché mi ero appena vomitato in bocca. Te sì, che lo fai per le malattie venere, giusto? Sì. Ci sta. Comunque, oggi. Le malattie venere. Lo finisco, io ho vinto. Cavolo. Sì, ci sta, hai vinto in realtà. Però hai vinto facendo incazzare Nick che mangerà solo del pane. Non potrà essere. Ma dopo abbiamo parlato. Che ce n'è? Gel di frutta e pane. Cioè, che ce n'è? È quello che avevo. Ma tu ti stai ancora a fare delle domande su Nick? Ho capito, ma l'essere più assurdo dell'universo. Sì, abbiamo i Coco Pops. È una cena completa. Ma abbiamo la Nutella, Nick. Ti facevi i panni Nutella. Arriva alle piane 19:30, te ne prendi una e te la mangi. Chi ha in chat che sta dicendo che questa domenica a Bologna c'è Sabaku?
Cosa dici? Noi abbiamo anche i biglietti. Ah, i biglietti? Ah, è domenica. Ma scusa, ma tu domenica devi fare le cose? Ma scusa, domenica ci siamo. Ok. Ma non è che lo vedete. Grazie, smetti di importunare quell'uomo. Non lo vedete, ma infatti. Ma io voglio solo vederlo da lontano. Ma non è che l'hai incontrato. Ma voglio vederlo da lontano. Non ho ancora finito la tua blind run. Ma cosa fa Sabaku? Non è che cogli il gen? Ah, magari lo so. Magari è figo. No, qualcuno mi dica il nerd show diceva Sabaku. Non ci sono gli old gen. Non lo so. Allora niente. Vabbè, ma comunque noi siamo qua per riprendere un argomento. Che grazie a tutti gli abbonati 1240. Ah, ecco cosa volevo dire. Io volevo fare un altro sub goal. No. Ad altre 200 sub avremmo fatto una live speciale tutta su Mario Strike. Mario Kart. Solo me. Però Frank mi ha detto: guarda, non ce la faremo mai perché non credo. No, a me sembrava un po' presto, anche perché l'ultimo sub goal che abbiamo raggiunto, vi ringraziamo, 200 abbonati, 160 erano regalati. È vero, quindi, però io credo un botto negli abbonati, quindi stasera dimostrate a Frank che sbaglia e che oggi non c'è un sub goal e avete un potere d'acquisto enorme. Ne hai vinto uno, non devi andare avanti, devi goderti la vittoria stasera a partire di 48 magari piste. La prossima live annunciandola anche prima, facciamo un'altra. Io stasera volevo fare un sub goal di 1000 sub, ammetto. una sera. Vabbè, oddio, 48 piste c'è di tempo per abbonare. Ma stasera ripartiamo da un argomento che avevamo interrotto la scorsa live, cioè Starfield. Non è mai iniziato quell'argomento. Ne possiamo parlare un minimo. Mi interessa. Perché è vecchio? Dimmi, spiegami. Terreno? Insidioso. Perché è insidioso? Ma è molto insidioso. Ma semplicemente dare impressioni personali. Molto insidioso. A te è piaciuto il trailer? A me è molto insidioso. Vogliamo vedere il trailer prima? Ce l'ho. Perché, aspetta, tu Frank non hai visto ancora niente. Io non so niente. Perché non ha ispirato un cazzo. Io in generale cerco di informarmi poco. Sì, ma tu Vez ti ispira. Devo essere sincero. Ma sai cosa? Che io non mi aspettavo che fosse affrontato il tema spaziale in maniera così classica, nel senso di vedi una base spaziale, è più o meno come se la facessero ora, un po' come The Martian, no? Sì. Non è volevi qualcosa di più fantascientifico. Sì, esatto. Comunque, piccola introduzione per chi magari non sa di cosa stiamo parlando, è un gioco a tema fantascientifico sviluppato da Bethesda, che è la stessa che ha sviluppato Skyrim, Fallout, gli altri. Però ha fatto questa nuova sicuramente un gioco IP. Che impatterà nuovo sul gioco mercato. Tema spazio. Esclusiva Xbox. Sì, a me è sembrato, cioè la prima impressione che mi ha dato è No Man's Sky mixato a Fallout con la stessa grafica di merda, con gli stessi bug a mille. Che però non dà fastidio. Che però dico, vabbè, cioè sarà un'esperienza. Cioè, secondo me impatterà un botto. Nel senso, farà parlare di sé. Proviamo a mandare il trailer, Ping. Sì. C'è una notizia che è fighissima. Ah, di sì, Starfield, tipo? Che il protagonista non parlerà. No, è come Fallout. L'unico che aveva il protagonista che parlava era Fallout 4. Ok, parlava. È vero, che però ti. Sì, parlava. Parlava. Ed era doppiato di merda. E anche in inglese faceva cagare. E quindi ti medesimavi pochissimo. Almeno io mi medesimavo. È vero. Sondaggione. No, ma volevo vedere il trailer. La sticcalmi. Bello. No, è partito tutto. Bello, bello. Piaciuto, è partito tutto. Non si salta, si punge e noi resteremo sfocati. Vabbè, immaginate. Preferitevi. Vabbè, non mi interessava, Bingo, porca puttana. Quanto ti tieni ai suoi cazzi di loro? Tieni solo delle tue scrittine di merda. Poi una te ne chiede una in più e rompi il cazzo. Lo attacchi tu, Bingo. Prego, sono pronto, Pink. Hai lanciato il sondaggio. Piaciuta. No, preferite i videogiochi in cui il protagonista ha una sua voce oppure dove il protagonista è silenzioso muto, tipo tutti i giochi di Zelda. Per io dire. Dove parla. Però dipende tipo che gioco è. Per me deve avere la voce di Nate. Secondo me più che come più che gioco è, com'è il personaggio. Esatto. Com'è doppiato, com'è caratterizzato. Cioè, o costruisci un personaggio coi controcoglioni, figo, come può essere Shepard, anche se in realtà Shepard è una merda. Shepard era una merda, però era uno dei... Sì. Oppure zitto e muto. A me piace zitto e muto con anche la... come posso dire? La gag... No, con la gag del fatto che sia zitto e muto. Ok, cioè, molto spesso si vede questa cosa qua del tipo non con gli altri personaggi che gli dicono: ah, sei molto silenzioso, roba del genere. No. In alcuni Zelda c'è questa roba qua. Anche Fallout 3. Bello. Sì. Però secondo me per un videogioco del genere in cui devi ti immedesimi in quello che vuoi, è un po' un gioco di ruolo, è figo che sia muto, che non parla. Esatto, allora, anche Dragon Age è fatto così, a me è sempre piaciuto. È l'uno però. Sì, l'uno. Il due parla, gli altri fanno proprio schifo. Pensa a un libro fighissimo in cui il protagonista non parla mai. Chi? Ma un libro cosa c'entra? Boh, così. No, pensa che figo, se è tutto normale, ma il tuo personaggio parla come Animal Crossing.
Vabbè, comunque possiamo vedere il trailer. Guardiamo il trailer. Quello abbreviato, perché quello lungo dura... Dura 2 minuti questo. Ok, va bene. Parto, Pink. Vai. Ah, su Game Pass, eh. Io non l'ho mai visto, sono un botto curioso. Scusate, stasera siamo nerdini. Cos'è il primo trailer? Non lo so, ho cercato teaser trailer. Io poi faccio una proposta a Frank. Perché è uscito anche il gameplay. Ah. È quello che è uscito qualche giorno fa. Non so, io non ho visto ancora nulla. Questo è il trailer della storia. Non lo so. E ah, tu non hai visto niente? Io niente, si chiama teaser trailer. Scusa, ci lavorano da quanto? 25 anni? Ah, non è vero. Ma forse è perché Bethesda esiste da 25 anni. Ah, ok, ok, ok. Cioè, i bug ci vuole tempo per farli. Vabbè, questo... molto standard. Ma questo non è quello vecchio? Sì, può essere. Questo è quello vecchio. Ah, ho sbagliato. Eh no, è quello vecchio. Io, scusate, non so un cazzo io. Sì, vabbè, sì, li guardiamo entrambi, dai. Però questa è in cinematica, eh? Cioè, nel senso, non ti fa vedere del gameplay. Ma quello nuovo è gameplay. Ok. Quello nuovo è figa la... quello della storia. Ma quello è un... come si chiama? Un P90. È vero, sembra un botto... no, le P90. Armi sembrano quelle di COD. Cioè, quando ho visto Ma tipo, gameplay... così a me ricorda Dead Space. La prima cosa a cui penso è Dead Space. Beh, l'ambientazione... A me Interstellar mi ha ricordato. Però guarda, quel costume è proprio Dead Space. Comunque lo dico, quest'anno è... spazio e fantascienza. Sì, no, no, adesso sta arrivando l'alone della fantascienza. Sì, alone fantascienza. È finito quello vichinghi. Esatto, cazzo, via. E ora solo fantascienza. Te la bello. Beh, perché stiamo per finire, la civiltà sta per scomparire, quindi bisogna immaginarsi, esatto, il futuro. Sì. È quello. Ah, giusto. Beh, ragazzi, è tutto quello. Infatti sono tutti a breve. Sì. Cioè, Marte è tipo impossibile che ci arrivino, quindi devono supporre. Vai, se ne rover su Marte. C'è un botto di COD, ma di COD in realtà... Anche me fa un botto di COD, no, ma zero. Ma devi vedere il gameplay. Ah, metti il gameplay. Posso finire di vedere il mio teaser trailer che non ho mai visto. Porca vogliamo miseria. Il nuovo Dead Space. Guardatevi The Callisto Protocol, che è il nuovo Dead Space. 11-11-22. Ah, è vero, Fibre. Che era Callisto Protocol, fighissimo. Non so così. È sempre dagli sviluppatori di Dead Space. No, il papà di Dead Space, dopo che è morta Visceral Games, è andato in questo studio di sviluppo che non so che cosa sia, non so se l'ha fondato lui o meno. E hanno creato questa IP che è The Callisto Protocol. Ma a tutti gli effetti è un... cioè, me lo faceva vedere, è un sacco gore, è un sacco proprio splatter con tutti gli arti che volano ovunque. Vai. Ah no, aspetta, è una pubblicità. Ma mi devi un po' salvare, e saltare, perché è bello lungo. No, uno dura 2 minuti. È il Xbox and Bethesda Showcase 2022. Vai, prova. Andato. Ah, questo è proprio il video della conferenza. Frank, riuscirà ad azzeccare un trailer? Chi lo sa? No, è questo qua, è il video della conferenza. Vai, 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 vai. Si fanno anche il remake di Dead Space, è vero? Ma veramente? Lo studio terzo. Sapevo, sì. Sapevo. Del primo. Poi faranno sicuramente anche il secondo. Vai, Pingu, è il momento. A me Dead Space piacque un botto. Tu l'hai giocato? Era bellissimo. No, è horror. No, è stupendo, cazzo. È questo? Sì. Beh, sì, dai, qua già vedi molto l'ambientazione. Questo è quello che è andato in onda alla conferenza. Ah, no, beh, è una parte. È una parte. È un pezzo, sono 2 minuti della conferenza in cui fanno vedere. Ci sta. Così posso dire che sembra un MMO. Sembra Planet Side. Sì. È Planetside, non so se ci giocavate. Non ci ho mai giocato. Bene, però con l'Apple Watch che sblocchi le porte è finissimo. Figo. Ecco, così mi sa proprio. A me la grafica mi ha fatto scendere un botto. No, non però... è vero, ma non è vero. No, dai, ma perché dai, mi censura Pingu? Niente, mi ha censurato. No, niente. Perché? Ho sbagliato. È in guarda. Sì, i personaggi sono un po' strabicini. No, vecchi, ma sono fatti male. Sì, sì, anche io ho pensato la prima. Final Fantasy Online è fatto meglio. Sì, ma ricordiamoci che è un gioco ciccante. No, cioè, io capisco Final che da Fantasy Bethesda. Online è enorme. Però da Bethesda non ti aspetti la grafica bella. No, no, esatto. Però questa è proprio grafica vecchia. Sì, questa è proprio. È tipo Xbox 360. E poi è sempre lo stesso motore grafico. Ma guarda lì, questo è Fallout. Sì, è un normale PNG di Fallout. È vero, è vero. Ma che delusione. Però, sai, l'ambientazione, il clima, il mood. È figo. Poi alcuni personaggi secondo me sono fatti molto meglio. Fatto male, troia. Hanno delle espressioni facciali che non ci stanno per niente. Però sembra proprio Fallout in un mondo ma diverso. A me sembra proprio che non riescono a fare le cose più di tanto. No, secondo me non gli interessa. Anche un po' sì, non sono capito. Però alcuni ambienti sono bellissimi. Lui è fighissimo. Però secondo me, ma lo stiamo guardando in 380, quando sviluppi 360. Su così ampia scala, cioè nel senso, quando sviluppi un mondo così grande, non puoi, non è che puoi, certo, permetterti chissà cosa. E ci sta. Però cavolo, siamo nel 2022, non nel 99. A Final Fantasy Online è un altro gioco adesso, un MMO, non c'entra un cazzo. È enorme. Non c'entra niente. Enorme.
questa è la roba brutta. Cioè, così non lo comprerei mai. Guarda il gameplay. No, così è per fortuna che è gratis, perché se no. Merda, è gratis. Ma è gratis. No, se dovessi pagarlo, non pagherei. Sarà il mio primo gioco su Game Pass. Tripla ce n'erano altri figo. Ma no, io non ho mai scaricato un tripla figo. No, ok, ho capito. Perché tu non è un. Sarà pazzesco non pagarlo e averlo già su Game Pass. Quando è che esce questo? Non mi ricordo. Ah, non lo so. Io sapevo. Nel trailer di prima diceva 11 novembre 2022. Però guarda, che a livello 11 più 11 che fa 22, 2022, tutto sta cosa. Però a livello di design, secondo me, c'è proprio delle cose, degli ambienti. Però è delle, vero, cioè, al di là della grafica, secondo me sarà un giocone gigante. Cioè. Secondo me è il classico gioco, io non so un cazzo, però da quello che mi aspetto è il classico gioco Bethesda in cui la grafica è una merda, è pieno di bug, ma è bello, cioè posso fare quello che voglio, esplorare quello che voglio, c'è sempre una quest, una roba. Esatto. Vado in un posto e succede di tutto. Quello che vuole fare. L'unica cosa che. Come Skyrim, cioè, come Oblivion. E poi io spero in un 3, multi. Perché non hanno detto niente, ma io spero in un multi carino. Io in realtà no. Io temo non ci ma sarà. Ma sì, invece. Cioè, non è da Bethesda, però. Ma in realtà, tipo, ne parlavamo ieri con Frank. Sarebbe bellissimo che il multi consistesse semplicemente nelle invito il mio amico in partita. Sì. E quel mio amico nella mia vive partita vive il tuo mondo. Quello, in maniera. Esatto. Io dico questo. Ah no, ma se fosse fare una roba. Però non è da Bethesda. Però non è da Bethesda. È quello che. Però ha testato un po' il multi con 76, con Fallout 76. Sì, però lì c'è già più un mondo persistente. MMO. Esatto, quello è più Final MMO. Quindi, no. Grazie! No. Porca hai cappato a Final Fantasy. Ma ci giocherà un'ora al mese. No, non ci sto giocando. Stai pagando ancora l'abbonamento. Bravo. Come World of Warcraft. È figo che lui sostiene tutti i progetti pagando al mese. A me piace un botto questa roba. Più o meno. Dovrebbero metterlo nei credits. Quindi ti ispirano? No. Per niente. Però è il, appunto, essendo anche gratis, lo proverò e probabilmente mi piacerà. Come però, i giochi beta. Il problema è che tipo Fallout 4 non mi è piaciuto. Ok. Perché l'housing e gli NPC li trovo un po' noiosi. A me la cosa che mi fa sempre strano è che tipo qua alla fine c'era Todd, il mitico Todd presente. Sì, Todd Howard. Esatto, che faceva tutta la presentazione e diceva che sono esplorabili fino a 1000 pianeti. Come Todd Howard è un ballaro. Vabbè, ma lui è un ballaro venditore. Cioè lui ha una faccia però. Secondo me lui è dopo la conferenza del 2011. Quella di Skyrim delle 3. Lui è un ballaro. Dopo quella lui è diventato tipo un semidio. Si è sentito un semidio. E allora da lì in poi le ha fatte tutte uguali. Però io quando ho visto lui mi sono venuti i brividi. Cioè è sempre, a parte sempre che sempre uguale, con questo cera. Cuoio ha questa faccia strabella. Andatevelo a cercare, è veramente un bell'uomo. Ti ispira fiducia. Compreresti tutto da lui. Però lui a un certo punto dice vabbè, saranno esplorabili 1000 pianeti. Però a me questa cosa del tanto non impressiona mai. Perché se tu mi dicessi guarda, abbiamo fatto soltanto 30 pianeti, ma fatti come cazzo si deve, io dico no, bellissimo. Infatti sono troppi, cioè, pazzesco. Cioè, se dice 1000 mi fa pensare siano tipo generati, cioè tu tipo arrivi lì no, la robetta e poi vai lì, però cazzo saranno tutti uguali, saranno vuoti capisco. Più che altro più che altro vuoti sì. Ma poi arrivi scavi vai via, c'è contenuta. Infatti, boh. Oppure magari sono 1000 pianeti da far esplodere. Però come se Alderaan. Ci pensi, tu prendi Skyrim ci avrai 1000 caverne, no forse 1000 no, però centinaia di caverne ce le hai. Sono tutte uguali. Io mi stupisco che c'è ancora gente che lo gioca Skyrim. Ma Skyrim guarda che è uno dei giochi più venduti sempre. Considera che è uscito per tutte le piattaforme esistenti dal 2011. Assurdo. Anche su mobile, su qualsiasi cosa è uscito. Per me Skyrim anche mobile? Cioè ci puoi giocare anche da cellulare? Sì, Arena. I dungeon in Skyrim sono 150. Sì, 150. Cioè che comunque sono tanti. Sono tutti uguali. 300 località in tutto. Assurdo. Pazzesco. È poco episodio. Ma la vera notizia, Nick, perché ti vedo un pochettino no, è che abbiamo il trailer di Spider-Man 2. No, cazzo. Lo riguardiamo, per favore. Basta. Non possiamo riguardare. Ci ho giocato ieri sera. Ma poi è uscito il trailer di Diablo. È uscito il trailer di Diablo. No, del necromante solo. No, di Diablo 4. È il trailer del necromante, della classe necromante. Io ultimamente ho YouTube intasato di Diablo video 4. Di NPC di Red Dead Redemption, non so perché. Trailer cinematico del 3 giorni fa di Diablo 4, sarà questo. Non è il necromante, c'è il gameplay. Comunque, per chi non stesse capendo, abbiamo appena guardato il trailer di Starfield e ne abbiamo un po' parlato. Andatevi a vedere. Praticamente la gente persissima, allora. Vai, ce l'ho, Pingu. Vediamo. Che Diablo 4. Facendo vedere? Diablo 4 uscito 2 giorni fa, questo gameplay trailer. Ma guarda, comunque usciranno un botto di giochi. Vabbè, ma è perché è il momento E3. No, ma il 2023 è una figata, Sì, c'è Spider-Man. Dicevi così anche del 2022. Vabbè, ogni anno. 2021-2022 c'era un cazzo. Questo è Diablo 3, Nels. Questo è 4. È palesemente Diablo 3. No. Diablo 3 no, è molto diverso. No, questo è fighissimo. Ma perché è tutto slargato, non è in 16 noni? No, in 16 noni no.
Giuro. È che c'hai le bande nere. Ah, vedi che è tutto ciccione. È in 21, no, è in 21 noni. A me sembra Diablo 3. No, è molto cazzo giocato 3. Ma anch'io. Ma la grafica è molto diversa. Sembra Dota 2. Molto più dark. Ma quella è la Color. No, no, è molto la grafica è fatto la Color Dark. La grafica è molto più figa. Beh, ok, sono passati 10 anni. Okay. Solo 10? Di cibio. Non lo so. Mi fa ridere quando si gasano del fatto di poter personalizzare un personaggio che ormai fa quello in quel gioco. Non c'è mai stato. Ok. Beh, no, in Diablo, sì, no, in Diablo erano uguali. Cioè, ma tu non potevi scegliere. Comunque. A me sembra Diablo, che abbiano preso la color e l'hanno resa più scura. Ma sei tipo solo all'inferno. Vabbè, sì, Diablo. Però hanno solo cambiato la color. Cioè, secondo me, se non conosci il, se non conosci il gioco in generale, non hai mai giocato, non ti ispira. Però, no, a me io metto Diablo e poi Open World. Ma ispira. Oddio, non so se è positivo. Cioè, prima è sempre stato circolare, adesso è Open World. Cioè, avevi le vie. Sì, prima esatto. No, proprio circolare. Cioè, era proprio un giro e basta. No, non è vero, però esploravi. Cioè, avevi... Che cazzo esploravi? Ma sì, tu ogni roba dovevi raggiungere, la potevi raggiungere in 20.000 modi diversi, esplorando tutti i cunicoli e robe. Ma c'è sempre, secondo te, il meccanismo del circolo, nel senso che finisci la run, ricominci la run, ricominci la run, ricominci la run. Ma cosa intendi per run? In Diablo, finivi una run. Cos'è una run? Partivi. Cioè, che arrivi a sconfiggere Diablo. Sì. Ah, io l'ho fatto due volte e poi basta. Eh no, il gioco interiore per ora era quello. Ah, no, continuare a farlo all'infinito. Quella era la cosa noiosa di Diablo. No, grazie, è fatto così Diablo. Infatti. Ma quel qua, cioè il 3 era. Sono in 360 così. Pingu, scusa, ho sbagliato. Comunque, per chi lo stesse chiedendo, non saremo al Nerd Show, ma troverete Nelson attaccato a Sabaku, abbracciato, tipo koala, e dovrete cercare di staccarlo. Chi riesce a staccarlo vince 50 euro. Una patella allo scoglio. Questo, vedi, questo è online, cioè The World Boss, dove arriva gente online. Questo non mi ispira per niente. Dai, è figo, lo puoi combattere tutti insieme. Le animazioni sono fighissime. No, le animazioni sono fighe, ma anche i mostri, cioè anche l'ambientazione è molto figa. Cioè, a me, io vorrei la COP in Diablo e basta. C'è la COP? Cioè, a me basta quello. Io vorrei le aste. La casa delle aste era molto figa, effettivamente. Cioè, mi sa che non c'è, non ne parla. Ma poi potevi vendere le cose proprio per soldi, farsi degli euro. Sì? Sì, poi l'hanno chiuso dopo poco. Sì, questa è la COP. Full enable crossplay, ha detto. Oh, sì. Cazzo. Oddio, bello. No, però è Xbox. Stai rivalutando Blizzard. Cioè, sarà PC e Xbox, mi sa questo. Benissimo. Comunque, che palle. Perché esiste qualcosa? Diablo c'è anche su Switch, Play. Guardiamo Spider-Man. Andiamo a vedere Spider-Man. Non me lo ricordo. Voglio chiederti, grazie. È figo. La COP sei tu. A me questo ispira. Esatto. Tipo un gioco del genere ti ispirerebbe. Sì, mi ispira, mi ispira. Ma Nico ha fatto Metin 2. La chat sta applaudendo Metin 2. Cosa ha fatto? Ha comprato GTA 5 ieri. Cosa stai dicendo? Ho aperto la Play dopo 6 mesi. No, a te fa malissimo. Per giocare a Sackboy con mia sorella. Aspetta, quanto l'hai pagato? Ho visto. Stavo caricando i pad perché erano scarichi, chiaramente. Quindi ero lì un po' che cazzeggiavo, sono andato sullo store a vedere cosa c'era per la Play, non c'è niente, chiaramente perché per la Play 5 non esistono giochi. Non ma c'era, no, è vero. Hai giocato a Ratchet & Clank? Non mi interessa. Secondo me quello ti chiede. L'abbiamo qua. Io voglio Uncharted, ok? Vabbè, non c'è. Papero. Spider-Man 2 non c'è. Quindi l'hai già giocati. Mi sono messo a guardare. Ma hai giocato le espansioni di Spider-Man? No. Nick, sei pazzo. Sì. Hai giocato alle espansioni? Morales. Ok, Miles Morales. Quanto l'hai pagato di GTA 5? Era 10 euro, l'ho preso. Sta, beh, guarda che la storia è molto era bella. Era l'ultimo giorno? Ma te lo danno già ma l'ho già fatto io. Te lo buttano a leggere la Play 4. Vabbè, però è uguale. L'ho già rifatto 7 anni fa. No, ma l'hanno updateato. Ma giocati, scusa, gioca online, GTA Online. È un mondo. No, però, aspetta, Fra, non è dire me. Io ho ancora Red Dead Redemption 2. Ah, bello, quello fai. Quello secondo me è per un botto. No, però aspetta, perché stanno per fare l'update, teoricamente. Sì, aspetta, quello per 5. Tu hai per tutti i giochi, aspetta, devi farlo. Allora, Origins te l'hanno fatto, però. Ma lascialo giocare. Ma no. Ma lascialo sparare nelle palle di cowboy. Io ho YouTube ultimamente in intasato di video di NPC di Red Redemption, non so perché. Red Redemption. Allora Nick, la chat sta suggerendo una cosa intelligente. Se ti piace Spider-Man, potrebbe piacerti molto tutta la saga di videogiochi di Batman. Ah, io l'ho sempre detto. Detto. Ce l'ha gratis anche uno su PS5. Ma io non ho il Plus. Ma no, ce l'hai nella collezione standard per PS5. Su Game Pass li hai tutti comunque. Fategli comprare Red. No, ma quelli ti piacciono Red. No, per è proprio per la PS4.
È uguale, ma sì. Vabbè, ci sta. Ma volevo un attimo spostare il discorso, perché tanto ormai stiamo parlando di tutte le videogiochi. Sì, uscite, sì, qualsiasi roba. Fanculo. Siamo tutti concentrati su Mario Kart. Sì, dai, siamo solo pensando. Iniziamo prima, dai. No, tu Nick non giochi. La prossima volta non vai alle tue cose. Sta zitto. Buzz Lightyear. È uscito... Lightyear. Se ne frega. Ieri. No, è un gran hype. Aspetta, non l'ho visto io. Cosa devo cercare? Trailer Buzz Lightyear? Sì. Ma cos'è? Quello un film? Un gioco? È un film. Ah, ma è uscito al cinema? Sì. Ancora? Sì. Pensavo il trailer, fighissimo. No, allora, è uscito Disney Plus. Plus in realtà hanno fatto una mossa stranissima, nel senso... È su Disney Plus! No. Nick, ti prendo a telefonate in faccia. Non lo sapevo. Hanno fatto uscire un documentario sul film che si chiama Oltre l'infinito. Beyond Infinity. Giusto? C'è il trailer. E mi aveva un botto truffato questa cosa, perché ho detto, caspita, è uscito su Disney Plus. Guardiamolo, Pingu. Facciamolo scorrere. Qualcosa Lightyear. Sì, ok, però sembra il film. Cioè, se tu guardi il documentario, sembra il film. Questo è il Beyond Infinity. Il trailer del Beyond Infinity. Sì, ma questo è il trailer del documentario. Esatto. Madonna. Questo è il film. No, ma intanto andiamo avanti. Un po' illuso. È stata una mossa di marketing pazzesca. Però è figo che ti spiegano come hanno fatto, magari. Io comunque Toy Story 1 non lo riesco più a vedere graficamente. Perché? È peggiorato tantissimo. Sì. Ma aspetta, perché adesso fanno il remake. Bellissimo, eh. Su serio? No. Pensavo l'update. Che appena era uscito anche uno 3D di Buzz Lightyear. Di Toy Story, scusate. Ma a te non ti piaceva un botto di Toy Story? Non eri innamorato totalmente? Vabbè, infatti sono carichissimo di Buzz Lightyear. Vuoi vedere il trailer? Sì. Facciamo vedere il trailer. Ma se abbiamo il voto di Lightyear. Però chi cazzo non ha vabbè, ma l'avranno visto in pochissimi, secondo me. È uscito ieri, no? Ma è vero, il primo Toy Story è del... Fine 90, inizio 2000. Secondo me il primo Toy Story è 98. Come anni 90. Per me è 98. Andiamo a cercare... Sono curioso. Intanto, se vuoi, ho trovato un trailer, non so di cosa. Questo è del nuovo film. Praticamente parla del personaggio che brutti disegni a cui è stato ispirato Buzz Lightyear. Cioè, esistito parla dell'astronauta. Cioè, il primo Toy Story è del 96. Ma io mi sa che questo non l'ho visto. Caspita. Questo trailer. Ma scusa, quando è uscito questo? No, non l'ho visto. Non mi ispira per niente. Ha dei disegni, sembra incredibili. Per me lui è bellissimo, cioè sì. Lui è mega dolce. Mi fa un botto. Addirittura. Bello. Bellissimo. Qui muore, finisce. Anche secondo me, sai che muore. Secondo me sarà una storia. No, lui, scusa, adesso ovviamente è muore. Cioè, adesso quindi non è un giocattolo, è un. No, lui qua è. Lui esatto, è il personaggio è proprio... che ha ispirato il giocattolo. Okay. Esatto. Quindi per forza è la muore. Del personaggio. Beh, si sacrifica. Ma si sacrifica. Ha preso la Star Wars. Palesemente da Gobà, questo dove c'era. Ma è vero, da Gobà un bot, ma magari è fatto apposta che sia. Ma mi sta spoilerando tutto il film. No, dai, non capisci. Ma infatti i trailer a me non piace vederli per quello, perché ti rovinano la sorpresa. Beh, poi rovinano le aspettative. Ma ti rovina, perché comunque appunto ti crede l'aspettativa. È vero, è vero. Cioè, io mi ricordo che vedi il trailer di Macchine Mortali, mi piacque un botto, andai a vederlo, una merda pomeriggio. Perfetto. Come XXX. Sembra fatto molto bene, però. Però mi sembra proprio gli incredibili. C'è uno che ha scritto lui è Bonaccini. Ma per me il protagonista assomiglia tantissimo al padre. Cioè il protagonista è proprio il padre. Proprio col mascellone. Ah, degli incredibili. Sì, ma perché comunque fa un po' strano, magari perché è un contesto sci-fi serio, ma Disney, quindi i personaggi sono. Però Disney. Sì, dai, mi ispira, quindi lo trovo su Disney Plus. No, cinema. No. Ah, ma c'è anche se pago. C'era l'amico? Sì. Zoidberg. C'era Zoidberg. Che sarà il padre. Perché? È il padre. Nel cartone, cioè in Toy Story c'è la gag che lui pensa sia suo padre. Ma è una gag per citazione a Star Wars. Sì, lo so. Però magari c'è un fondamento. Zurg. Mi ispira un botto tantissimo. Non ho capito cosa c'entri col cazzo di gattino, ma mi ispira veramente tantissimo. Muore il gattino. Ah, te lo puoi vedere all'IMAX. No, volevo sapere, ma qualcuno sta guardando Miss Marvel? No. Ho visto. Perché appunto non ne parlate mai. Ho incominciato a guardare. Però non mi ispira per niente. Sono usciti due episodi. Invece, finalmente ho visto che la gente si sta ricredendo totalmente su Obi-Wan. Io devo ancora vedere. Totalmente. No, cioè, nuova puntata. Ma tu lo stai smerdando da prima della prima. Forse dice questo, forse lui sta dicendo questo. Ah, che adesso lo smerdano tutti. Che ora, perché hanno cominciato a dire, forse non è così bello come ci aspettavamo. Incredibile.
Come facciamo? Incredibile. Povero ieri. Mi sorprende che tu non l'hai visto, Nick. Non sono ancora riuscito. Volevo vederla con mio padre. Per me è curioso del tuo parere e anche di quello di Frank. Però Frank, tipo, io... so che lo so. Aspetta, perché ho finito a Meteor Father. Quindi forse prossimo potrei vedere Obi-Wan. Comunque dicono bellissima Miss Marvel. Guarda New Girl, è bellissimo. Pure Miss Marvel. Invece sì, lui guarda tutte quelle cazzo di sitcom. Tutte. Potrei vedere. Sulla sua cosa preferita. E New Girl è proprio bella. Ma perché Miss Marvel? Ma guardati Hawkeye piuttosto. Miss Marvel. Okay, anche Hawkeye devo vedere effettivamente. Però comunque Miss Marvel ne stanno parlando molto bene. Guarda che New Girl a lui piace un botto. Sì, palese. Te lo assicuro. Scommesso. Prima o poi lo guarderà. Te mi stai facendo una pubblicità? Io sono abbastanza convinto. 100 euro. È un botto di soldi. No, io sono abbastanza convinto che ultimamente nel mese 20 euro. Sono abbastanza convinto che Nelson abbia firmato un contratto con qualcuno. No, è che lo voglio vedere. Sono molto. Mi manca molto e sono molto dispiaciuto perché è molto sottovalutato. Perché palesemente hanno fatto un grande errore a livello di titolo. Sì, New Girl a me ferma un bot. Perché penso sia una roba. Sembra una roba un po' alla Sleepover Club. Non so così. Che cos'è? Bellissimo New Girl. Ricorda una roba alla OC. Uno che chiama a me New mi fa strano perché lei mi ricorda Katy Perry. E poi tu mi avevi fatto scoprire che ci sono tre attrici uguali. Cioè lei, Katy Perry Duff, e un'altra ancora che sono tre identiche. Cioè similissime. Non lo ricordavo. Chat magari mi potrà aiutare su questa cosa qua. No, New Girl ha palesemente sbagliato il titolo. Chat! Perché è una serie alla pari con How I Met Your Mother. Cioè, fa ridere. Ma veramente il titolo ti blocca così tanto. È quella che fa più ridere. Il titolo fa tutto. Ma il titolo fa così tanto. Anch'io ci ho messo tanto a iniziare. Ma perché pensi che sia una serie per ragazze? Ok, esatto, più rivolta a un pubblico comica, femminile. Cioè sembra una roba tipo come se ti dicessi guardo Gossip Girl. No, a me mi sa molto di Una mamma per amica. Quello è bellissimo. No, esatto, sembra una serie pianino. Tipo Gossip Girl, tipo Sex and the City, quelle robe lì. Invece, però vedi, no. Anche lì il titolo italiano, Una mamma per amica, invece di Gilmore Girls, fa un botto. Cioè Gilmore Girls fa più supereroi. Cosa sta lo guarderei di più. Perso. Una mamma per amica. In realtà si chiama Gilmore Girls. Ah, ok. Gilmore Girls lo guarderei di più. Una mamma per amica. Okay. Poi in realtà l'ho visto lo stesso. Okay. Però fa di più. Quindi secondo magari me doveva chiamare una MILF per amica. Secondo me se New Girl gli dessero magari un titolo italiano un po' più accattivante potrei. Sì, no, può essere. Ma anche a me mi stanno dicendo tutti che New Girl è bellissimo. Ma tanto tu sei lo incominci oggi come tal giorno. Lo dice adesso deve ancora finire a Meteor Mother. Hanno sbagliato il titolo. Grazie. Mi spiace. Nelson è alla settima di How I Met Your Mother. Metà e è riuscito a fare Peaky Blinders in due giorni. Perché è uscito Peaky Blinders? Effettivamente è giustamente. Oh, sì. Mi spiace. Sono sei puntate Peaky Blinders. Da? Un'ora e l'ultimo un'ora e mezza. È una giornata lavorativa. È una giornata in cui Nelson stacca. Cosa faceva Nelson lunedì con questa casa? Non l'ho visto in un giorno, raga. Se guardate No, Fred, adesso mi fa incazzare. Tu ne guardi un botto. Cioè, guardi attacca la sera. Tante volte lui arriva a casa e inizia a guardare fino alle 2. Se io ho la sera libera, fai dalle 9 all'1 di notte, anche solo stando stretti. Ma non fai così, fai molto di più. Ma ti dico, dalle 9 all'1 sono 9, 10, 11, sono 4 ore, sono 8, 12 episodi. In due giorni vedi una stagione. Sì, ok, ma tu fai tipo dalle 8 di mattina all'una di... Ti sto dicendo, devi quantificare il tempo e le... Perché lui arriva al mattino alle 10:30 perché prima guarda 5 episodi. No, dormo perché sono andato alle 8 tardi perché ho visto gli episodi. No, è che a me fa impressione perché io tipo adesso sono alla seconda stagione e dico, ma sono bravo, sì, sto ma andando avanti una... Se guardando, però secondo me non ti ricorderai un cazzo. Lui almeno l'ha vista con calma la prima. Tu lo stai guardando un po' in fretta. Troppo in fretta. No, infatti alcune cose non me le ricordo. Vanno uno o due settimane. Ma vi rendete conto che citate solo serie anglofone, anzi americane? Quindi cosa dobbiamo fare? Italiane. Ma finalmente citiamo una serie Matteo, coreana, Squid Game 2. Bravo. Squid Game 2. No, ma hanno fatto reality. Esatto. Lì che ti dobbiamo iscrivere. È troppo bello. Ma io non ho visto Squid Game. 4 milioni potresti 4 milioni e 61. Facendo cosa? Un cazzo. No, devi io ho letto che non ho capito cosa devi fare. Non c'è violenza. Però poi vince 4 milioni, 460 partecipanti. Io non ho capito come riuscire a realizzare una serie del genere, ok? In cui comunque non è che puoi uccidere la gente. Sarà tipo, ma non è una roba che metterei un montepremi da 4 milioni di dollari. Questa gente la guarderà. Esatto. Ma hai mai visto Takeshi's Castle? Ma quanti soldi farà? Qui sarà mondiale. Se loro fanno vincere 4 milioni, probabilmente il reality di Squid Game ne incasserà un miliardo. Ma intanto è quanto prende tipo la protagonista di Stranger Things per una puntata. Esatto. Cosa che di più? Pensa a quello. No, quello è quanta vero. Gente lo guarderà? Quello è vero, però io perché dico ne anche fa due. Cioè,
Eh? Cioè, se tu prendi 4 milioni per una puntata, fai una puntata, buon. E poi mandi a fare quello. Scusa, dei contratti. Big Bang Theory, Big Bang Theory, le ultime stagioni o l'ultima, prendevano a testa 1 milione a puntata. E sono 24 puntate a stagione. Fai 4 puntate. Basta. No, la, a me la cosa che fa strano è che 800.000 Squid Game, tu lo guardi perché la gente muore. È un reality dove la gente non muore. Sono d'accordo, no, nel senso, cioè, tutti i reality vanno, funziona, la gente non crede. Però è scasso, non motivo. Io guarderei, cioè, bello. Io non lo so, cioè, nel senso, ammetto che così non mi ispira, ci devono essere delle dinamiche, secondo me, che mettono i concorrenti contro gli altri. In maniera pesante, cioè che proprio dici, ok, ma vero. Hai ma sacrificato lui la e la produzione hai... che cos'è? Cioè, se è coreana o se è americana? Secondo me è americana. Io penso americana. Allora, nel coso per iscriversi ti fa scegliere tra US, UK e global. Okay. Quindi se non sei né US né UK. Comunque basta che cerchiate su Google Squid Game The Challenge e potete trovare il modulo per iscrivervi. Comunque i requisiti sono 21 anni e lingua inglese. Esatto, quindi dai, cioè, ce la fa. Non sei di lingua inglese, sì. Capisci e parli. Però anche bene io spero, cioè, tipo, se hai ispirato a Squid Game, cazzo, arrivano con un furgone, ti prendono, ti mettono il posto a montagna in testa. Sì. Prima ti fa le camerate, prima firmi un foglio. Sì. Dove gli hai venduto tutto quello qualsiasi che hai cosa. E dopo anche un rene, fanno qualsiasi cosa. Dopo è fatto. Ma voi vi ricordate la prova finale di Takeshi's Castle? Io no. Bellissimo. Quella dove non si capiva niente. Il castello. Il castello in cui devi. No, io non ho mai capito un cazzo. Quell'ultima. Non si capisce niente. Le pistole. Avevi le una macchine. Bolla davanti che non dovevi farti esplodere. Ma ti era giuro. Era come i laser tag game. Era ma orrendo. In TV non si capiva un cazzo. Però era fighissima perché tutte le volte c'erano Greg e Lillo che la prendevano in giro dicendo non si sa bene chi ha vinto. Ha vinto lo sport. E poi incominciavano a esultare. Che bello. Strabello. Ah, ma è quella con le navi, dici? No, erano su dei macchinini. No, erano dei macchinini che sparavano. Ah, vabbè, navi, tipo, macchinini. Tipo il nemico di E poi arrivava Takeshi che sparava con un tipo un carro armato gigante. Ce l'ho, Pingu. Eccolo, ma questo. Vedi, no, Mario sto chiedendo per il 19:30. Proprio altri tempi. Beh, che cazzo di ricordi. Ecco, loro giravano così, ma non si capiva niente. Chissà cosa cioè, era stato quelli della produzione. È proprio una roba, diciamo, giapponesi asiatico. Si divertono un botto. Sì, ma le altre sfide erano fighe. Cioè, pensa a Sleeping Stone, pensa... Dai, vero. Vedi, sparavano acqua. Sì, acqua. Per... Sì, ma che non è visivamente impattante. Sì, cioè. È vero. No, aspetta, però... sai qual era la manche più bella? Quella su cui loro erano sul ponte e gli sparavano le palle fortissimo. Sì, dai, metti quella del rullo. Quella dove si fa... No, quella del rullo è quella dove si usciamo più male. Che passavano da un rullo all'altro. E si spezzavano. È vero, è vero. E ma c'era che figa, bridge, c'era figa anche. Si tiravano delle pacche anche in Sleeping Stone, che è quella con le pietre, dove alcune pietre cadevano. Sì, esatto. Mi ricordo. Si faceva male, ma. Quello delle porte te le ricordi? Lì tiravano delle facciate. Illegale, bellissimo. Che corrono in queste. Che è quello che c'è anche Fall in Guys. Fall Guys. Cioè. Tu corri e delle porte non si aprono. Quindi salti per sfondarle, ma sono dure e rimbalzi. E aveva quello che ti stava inseguendo. Beh, raga, beh, questo mi faceva pisciare dal ridere, ma perché sembravano queste palle mediche che arrivavano ai 2000 e mi spaccavano. Comunque i giapponesi sono di gol. Porca puttana. Però tipo farlo adesso fatto bene, secondo me renderebbe comunque. Io lo guarderei di brutto. Ma io. Scherzi. Beh, l'hanno fatto poi. Hanno facciamolo. No, è tipo Ninja Warrior, esatto. ma più comico. Sì, però Ninja Warrior c'è la gente che sa fare. Sì. E gente sono cittadini giapponesi. Ma poi si attaccavano, è vero. Comuni. Secondo me sarà roba così, A squadre, magari. Ma guarda che cecchinata. Fighissimo. Ah, ma gli sparano proprio. Beh, certo. Sì. Porca loro vestiti da fighissimi. Già è difficile stare su quel ponte. Che ciocche che tiravano. Ma ragazzi, facciamo la Space Valley. Magari riusciamo a organizzarci per farlo. Ma non è vero. Guarda che lo trovi uno sparapalle. Beh, finché siamo noi va bene. Sai cosa? Bisognerebbe andare tipo in quei percorsi sugli alberi. Esatto. E adibisci lì. Albering. Vai, poi adibisci questa cosa qua. Ci sta. Ma io mi ricordo. Metti i rulli. Quando facevo baseball c'era lo sparapalline con l'automatico, ma tirava delle sfiocinate. Sì. Mi ricordo, porca puttana. Prese addosso? Sì. Avevano fatto una cosa simile anche in Italia. Giochi senza frontiere, forse? No. Sì. No. Tamarrete. No, sì, ma giochi senza frontiere non era Takeshi's Castle doppiato in italiano? No. Ho sempre pensato fosse quello. Non è una roba parrocchiale. Allora, ok, no, Giochi senza frontiere andava era in era una roba vecchia dei nostri genitori, ma credo abbiamo fatto un programma TV. Comunque ci dice Nicky che ma Ninja Warrior in Germania è tipo un'istituzione, fai conto che è come Striscia la Notizia per gli italiani. Addirittura. È una merda. Sì. Che cazzo c'entra con Striscia la Notizia? Esatto, ma no, non è così continuativo. Cioè, che cazzo lo guarda Striscia la Notizia ora? Ma un botto di gente. Tu hai idea? Cioè, sei ancora lì, c'è un motivo. Cultura. Ci vuole! Ci vuole!
Ma aspettate, Wipeout cos'era pure? È come Ninja Warrior. Ma ha fatto... Oddio. Wipeout. Wipeout. Ma qual era quello che guardavamo Oddio, due fermi. Anni fa? Guardavamo un po' di... Dicono, Machete Cash's Castle c'è la versione Thai. La trasmettono su Pluto TV. Vedere su Pluto subito. TV dove... Andiamo a vederlo la trovo, subito. Pluto TV. Pluto TV. No, non ho idea di cosa sia. Quello che dice Frank è mai dire Banzai. Comunque intanto ringraziamo chi si sta abbonando. Non grazie, li vediamo in questo momento perché la regia non ci aggiorna di un... A pedali, ma ringraziamo, grazie. Ma noi abbiamo fatto le storie che siamo in live. Sì. Okay, okay. Mi no. ricordavo. L'hai fatto te. Mi sa che se non c'è Frank a cercare la roba non c'è finita. Nessuno. Niente, siamo a vedere se è ma Wipeout è sull'acqua, dicono. Wipeout è una versione inglese. Ok, ma perché me lo, mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo. Era nell'acqua tonda. Era nell'acqua. Era quello americano con Lillo e Greg che commentava. Ma Lillo e Greg a un certo punto ha incominciato a commentare tutto, mi ricordo. Era americano. Ma di cosa state parlando? ragazzi, siamo un attimo presi perché siamo partiti da Squid Game e siamo arrivati a tutti quei reality show un po' giapponesi in cui ci sono le varie prove da affrontare. Ma parliamo di Old Enough. Mi mancano ancora degli cos'è episodi. Old Enough? Io l'ho finito tutto Old Enough. Old Enough, ricordiamo, reality giapponesi in cui vengono presi dei bambini, gli vengono affidate delle commissioni e non vengono accompagnati dai genitori per tutto il tragitto delle commissioni, cerca ma Old vengono Enough, filmati. Frank. Old Enough è veramente fighissimo, cioè è veramente una droga. Sta per premere un pulsante, che pulsante sceglierà? Dicono comunque a tutto reality l'isola è il migliore. Cioè? Non ho capito. Attacco al moro. Bisogna attaccare. È stato Frank che ha cliccato ed è scappato. Cerca Old Enough. Cos'è Unbeatable Bazooka? Cioè? Unbeatable Bazooka. Bazooka. Non lo so. Normal Man, mia mamma mi chiamava così. No. Sai che anche sì. a me mi chiamavano Normal Man. Come demolire l'autostima del proprio sì, figlio. Mi chiamava Nullo o Normal Man. Vabbè, Nulla, ecco, Nulla l'abbiamo vabbè, sempre detto. Vabbè, a me Cesso. Non fare nulla. Cesso? A me Cesso. Papà mi chiama padre. L'abbiamo già visto. Papà mi chiama Asciuganiente. Asciuganiente. Chi questo? No, aspetta, cos'è che dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare la versione thailandese di Takeshi's Castle. Non la stavo trovando. Thai, dicevi. Non la trovavi? No. La versione thai. Thai, thailandese, no? Ah, ok. Dove si chiamasse Thai Castle. Ah, no, non lo credo. So, una roba del genere. Perché richiamano, ne richiedono il patto del giorno? Ne abbiamo uno? Ah, patto del giorno. Patto del giorno. Vai. Potrai partecipare a Takeshi's Castle di inizio 2000, ma... cadrai negli Sleeping Stones. Prego. Comunque dicono Indonesia, non Thailandia. Indonesia. Sentiamo il patto del giorno. Il patto del giorno 77. Tu decidi di gruppo due atti trasporti è in partenza dal binario 13. Tutti i mezzi che dovrai prendere per viaggiare arriveranno in orario, che tu sia anche in auto o a piedi. La tua puntualità sarà infallibile. L'unico problema è che quando incontrerai qualunque persona conosci, dovrai presentarla come fosse un treno in arrivo in stazione. Attenzione! Non vale far finta di non riconoscere qualcuno. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Me l'accolgo. Ci sta. Cioè, me l'accolgo. È tipo una maniera per risultare simpatico. Esatto. Se sei bravo a farlo, rompi il ghiaccio. Devi essere però abbastanza bravo. Fai ridere su, perché sembra che prendi per il culo la gente. Beh, sarà un colloquio di lavoro. Dove hai una persona fottuto. Magari grande, adulta, e gli fai: lui è Luca. Sì. In arrivo al binario 4. Mi ha fatto però venire in mente passa che Luca. Però conoscente, esatto. Non conosci. Ma a proposito di colloqui di lavoro, mi hai fatto venire in mente. Te c'eri quando io e Nelson abbiamo fatto. No, tu non c'eri. Io e Nelson abbiamo incominciato a fare delle sorte di call. Di colloqui. Call, sento quello che dici, magari ci segui. No, certo, assolutamente. In cui. Ormai. No, ma in realtà è per dar contro Nelson. Ma si stronzo. Delle video call in cui sentiamo della gente che potrebbe aiutare Nelson col suo canale. Vabbè, una serie di caratteristiche che aveva chiesto Nelson. La cosa che mi ha depresso di più tutta la volta, la battuta iniziale in quale Nelson doveva sempre tutte incontrare le call. Tutte le call. Sì, siamo proprio noi. Sì, siamo proprio noi. Fa ridere. Un po' di cringe. Rompe il ghiaccio, ridevano. Serissimo. Sono tutti dei fan, sono in call con noi, immagino siano emozionati. Ma a un certo punto cambia, la mutala, cioè non potrai fare lo stesso copione tanto per tutti. Che cazzo ne sapevano gli altri? Ci hai dato il Masseo, grazie mille. Grazie Masseo. Grazie mille. Che strapapero ne sapevano gli altri che avevo già fatta. Ma scusa, ma... Ma aspetta un attimo, Che sboro? Voi avete sentito Che sboro? Sì. La nuova canzone del Masseo? No, non l'ho sentita. L'hai sentita? No, zero. E te come piace? No, ho visto solo una foto di lui che tira due chiappe su. Non ti voglio né hypare né, cioè la devi scoprire. C'è della cultura? Botto. Molto cultura. Botto. C'è della sincerità, secondo me. Vai, Pingu. Cultura.
cultura. Ci vuole! Ci vuole! Cultura. Beh, beh. Grazie. Poi a me mi fa strana che tu citi Manz, ma non sai da dove proviene, Nick. Ma detto no, non ho idea. Ah, non l'hai detto te. Ah, ma l'hai detto, detto te. Pingu. No, l'ho detto anch'io. Scusami, no, Pingu, Pingu. Scusa. Ma da dove viene? Io non so. No, meglio non saperlo. Meglio non saperlo. No, una cosa no, no, basta. Da dove viene? No, come si chiamava il programma? Che programma? Sì, sono notizie. No, come si chiamava quello con la Moreira e Mucci- e Mammucca? Paperissima. No. Quello un po' esotico. Era sempre nuda. Cultura moderna. Bravo, bravo. Cazzo è cultura moderna. Cazzo è da lì che viene cucucultura. Cercalo subito. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Impossibile. Io mi ricordo. Io guardavo tutti i cazzi giorni. La Moreira. Purtroppo. La Moreira. Moreira. Giuliana Moreira. Ma lei qui sta con Edoardo Stoppa. So che sì. Vabbè, Vezzi, mi fa stranidere che stia con Edoardo Stoppa, ok? Anche tu hai la ragazza. No, ok. È una cosa strana. Comunque Moreira. Moreira. Ma chiamala come ti pare. Giuliana. Giuliana Moreira. Giulio, mi sono scordato. Giulio, ah no, io me la ricordo solo che usciva dalla quella cabina. È cultura moderna. È con Mammucca. La fai vedere, sì, perché io sicuramente la guardavo, ma non scusa, mi ricordo. Era la presentazione di Veline, mi sembra, di alcune Veline. No, cazzo, no. No, no, era una cultura moderna. No, mettigli un'immagine. Cerchiamo su Raga al mercato in fiera, che bello era. Minchia, con la gatta, bella, gatta nera. Comunque, per questo qua, dai, esatto, assurdo. Non presentavano delle veline? No, 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 no. Cioè, però era, diciamo, sempre di Antonio Ricci, quindi c'era il Gabibbo, solito che gag. Si inquadravano con. Non mi ricordo assolutamente Antonio Ricci. Se non mi ricordo cosa parlasse, erano un quiz? Che sicuramente culture elevatissime. So, hai una puntata intera? Sì. Partecipa a qualche programma televisivo? Ah, fa le domande, deve indovinare qualcosa. Cazzo, mi ricordo. Ti giuro che non mi ricordo. Cioè, c'era una persona nella cabina e loro dovevano indovinare chi era facendo domande. Quello che dice tu è matricole meteore. Ah, ok. Sì, sì, c'era una persona nascosta e loro devono indovinare chi è. Matricole meteore è quello con Papi. Ma poi mi ricordo che in questo programma qua, tipo, la Giuliana trattata malissimo proprio. Sì, ma Antonio Ricci, la firma è quella. Sessismo. È proprio tipo sessismo, un oggetto. Dovevano indovinare la persona famosa nella cabina. Esatto. Sì. Vediamo chi era questo. Vediamo chi esce. Anche che... Mera, se mi esce un Brad Pitt, Gianni Sperti, io rido. Jerry Scotti. Jerry Scotti. Dici Jerry Scotti? No, aspetta, è sparito il concorrente. Ma adesso io voglio partire. Ah, no, era Costantino. Ma come? Costantino? Ma non Costantino Vitaliano. No, lui ha detto Costantino. Costantino Vitaliano. Ah, ognuno dà un'opzione e poi va via. Ma cavolo, era lunghissimo sto gioco. Cazzo, aspetta, vai avanti, vai a quando esce. Oddio, 500.000 euro. Ho capito che asco il game, posso dargli 4 Orca milioni. Vabbè, ma questa era media sette gli anni d'oro. Chi è? Cioè... Oh, io ero innamoratissimo della Moreira. Chi è? Cavolo chi è questo? Ma chi è? Ma chi cazzo? Antonio Cabrini. Ah, un giocatore di calcio, eh? Giocatore di calcio. Sondaggione! Sondaggione. Chi stracazzo è Cabrini? Esatto. Però così stracazzo è Antonio Cabrini. Chi minchia è? Non era il marito dell'avventura? Veramente? No, quello era... un altro giocatore, sì, ma okay. Della Sampdoria, c'avevo sul album. Ah, è panino. Vero, come si chiamava? Comunque per un attimo si sono viste 8 schede. Sì, mi è il mio iPad, ok, è importante iPod. Che tu sia tranquillo, va bene, va bene. Sì, niente di compromettere. Comunque quella televisione lì, che trash, che trashata pazzesca. Altri tempi. Ma poi secondo me non è così cambiata adesso, eh. Io non lo so, sì, cioè, no, io sì, adesso io non la guardo più, io però non c'ho, non c'ho proprio. Che cazzo c'è in Mediaset ora? No, non ne ho idea. Io non ne ho però, idea. Però tu, cioè, quando eravamo piccoli era sì, era così. Solo donne nude. Sì, sì, sì. Ma che cosa solo c'è? Cioè, se uno accende Italia 1 in una giornata, non ho assolutamente che cosa c'è idea. Tipo non lo so. Alle 7? Non lo so. Cosa c'è alle 9? Che cazzo? È tutto un altro. No, perché tutte queste robe erano prima dei film. Ma è tutto, tipo ma adesso è tutto cambiato. Perché adesso tutti i canali si sono specializzati. Quindi tipo Mediaset ha i canali che fanno solo film. Italia 1, tipo. E io guardavo solo Italia 1 da piccolo, proprio solo Italia 1. Ma la gente si potrà indignare perché non sappiamo chi è Cabrini? Ma chi è? A livello di Bettarini qua scrivono in chat. Ah, Bettarini è quello dell'avventura. Esatto. Ah, ok, quel Bettarini è quello dell'avventura. Sei fatto, Nick. Ha partecipato anche alla talpa come inviato, quello me lo ricordo. Illegale, pazzesco. No, allora, seguiamo il calcio, mi spiace. C'è CSI, dicono ancora ma anche quando eravamo piccoli. Allora, c'ho la programmazione di Mediaset di oggi. Allora, abbiamo alle ci sono i Simpson, poi Lethal Weapon, NCIS Los Angeles alle 5:20. Sembra qua. Open Studio alle 18:20 Open Studio, poi adesso in onda Open Studio Meg. Ma c'è solo CSI. Poi CSI Miami, poi NCIS. No, questa è la giornata crime. Poi Vanguard Special Agents, poi Shark. Oh, Shark era bellissimo. Che bello, di notte, che dopo luna.
ma era fighissimo. Dopo una partita, Adventures of Lupin III. Ma provo un altro giorno. Ah, non vi piaceva accendere la TV quando vi svegliavate a notte fonda fonda? Sì, fighissimo. Era roba fighissimo. Strana. Beh, canali particolari. Ho un ricordo fighissimo di io che torno a casa e accendo Comedy Central e mi guardavo tutta la roba che davano, perché davano qualsiasi roba, i cartoni. Ma vediamo Rete 4. Allora, no, no, fai Italia 1. No, no, Rete 4. La Rai identica, stessi programmi di 10 anni fa. Qua hanno Pierced, ha scritto, raga, vi ricordate Transformat? Che cos'è pure? Oddio, cos'era? Mi ricorda qualcosa. Io non vorrei che fosse la Perego, esatto, che fa un programma sulla Mystery. Un programma sai, Enrico Pat, quello era una merda. Transformat era, però era questo. Transformat era la pivetti in Mystery. Cerchiamo Transformat, sono mega curioso. Transformat è Enrico Papi. Ma dove li taroccavano con Photoshop? Ah, ce l'ho. Esatto. No, era una roba trashissima. Tipo? C'era un programma di Papi dove modificava la faccia e dovevi indovinare chi cazzo erano. Questo è Transformat. Esatto, ok. Ah, è vero. Madonna, ma è assurdo che sia andato un programma per boomer così. Porca veramente. No? Poi c'era anche uno sempre con Papi, mi sa, dove avevi tipo un minuto, dovevi dovevi rubare oggetti da tutto il posto e quelli che prendevi erano tuoi. Comunque questo è, bisogna dirlo, bisogna ammettere le proprie colpe e riconosci il VIP di Space Valley. No, ma infatti stavo per dire, potenzialmente è quello. Questo è da Berti, ce lo sa anche mia nonna. Siamo a livello di media, però con la differenza che loro facevano i milioni. Esatto. E questo chi cazzo era mai? Il costo della produzione zero, perché era uno che applicava due. Era un principiante di Photoshop. Lui è Pierino, coso. Non mi ricordo. Alvaro Vitali. Alvaro Vitali, bravo. Era Pingole, sei tu. Ah, ma devi indovinare la fusione tra due. Ah, con la Gelmini. Che poi sta cosa la facevano anche su Striscia. Pesissimo. Però la fusione tra due è bella, carina. La Gelmini. Facciamo un episodio. Vai, vai, il prossimo. Guardiamo tutto. Stellaro Vitali. Perché Maria Stella Gelmini. Esatto. C'era la Cipriani come Cipriani, perché ci deve essere sempre. Che la odio lei. Ma qual era il programma dove dovevamo prendere gli oggetti e quelli che si accaparravano erano loro? Correvano e li prendevano. Io ho l'album di figurine di questa serie. C'era l'album di figurine. Aspettate, scusate. Prossima. Andiamo. Andiamo. Giochiamo tutti insieme. Mi raccomando, anche voi, chat. Faccia pronti a indovinare. Avete visto quanto è importante rispondere bene in questa fase di gioco? Perché poi lui adesso, ha 50 anni e 3 figli. E un degli occhiali spessi quanto. Quanto quelli di Nelson. Esatto. Enrico Papi, miglior presentatore d'Italia. Oddio. No, stoppa. È Bruno Vespa. Fagli finire la Transformat. Sta trasformando. Non è che devi farla a tempo. Con Mancini. Ah no, forse sì, a tempo. È Mancini, questo è Mancini. No, è Mancini. No, no, è un allenatore di calcio. È Mancini. No, secondo me è quello della... No, è Prandelli. Prandelli. Ah, dai, impossibile. Ma era difficilissimo. Vedi che infottano questi programmi. Posso dire, è il programma forse migliore di media. Io avevo i guanti da moto di questo programma. Come si chiamava quello dove prendevano le cose? Non ricordo, in chat. Gira la ruota, dico. No, la ruota della fortuna. Era anche in quello, ma quello che dice Nelson è diverso. Però era più recente, però era dei vedi, nostri questo tempi. Ti dimostra che se ci credi, anche su un'idea orribile, funziona. Cioè non è che devi, chissà, costruirci qualcosa. Comunque vi ricordiamo che questa sera alle 19.30 mangeremo le nostre piade e poi andremo a fare un torneo di 48 piste di Mario Kart. Pensa a Guess My Age. Cioè la base è Guess My Age. Vedi una persona e indovini quanti anni. Però quello è già più interessante. Però la base è proprio semplice. No, la base è molto semplice, sì. Però questa è proprio una cagata. Cioè questa è, non lo so, di più. Ma invece il mercante in fiera come funzionava? Era una specie di affari tuoi. Praticamente giravi, la carta nera e poi dopo io cambiavo. Non mi ricordo. Ti scambiavi i pacchi? Inette Stevens. No, quello era un'altra. Che è ancora uguale e bellissima. Inette Stevens per me è una delle donne più belle sulla faccia della terra. Ma ancora? È uguale, guarda, andiamo a cercare. Andiamo a cercare. Scrivi a Inette Stevens nuda. Aveva... Aveva fatto il calendario. No, cerca Inette Stevens solo, Frank. Sono curioso di vedere com'è oggi, ammetto. Scrive Inette. Scrivo proprio Inette. Inette.Stephens. Stephens con PH. Prendere o lasciare, si dicono che era il programma che dicevo prima. La gata nera. Ah, Inette. La gata nera. Ha un figlio adesso. Matricole Oreo Meteora era figo. Bellissimo. Però è stato un po'. Se non ci strikano, Pingu proviamo. Ghost ha scritto quante su Inette da piccolo. Ci strikano. Ma ci strikano, sicuro. Strike. Guarda, non ha paura, ha paura mandarlo. Ah, no. Ma addirittura. Non osa mandarlo. Ma zoom sulla faccia. No, dai, andiamo. Ma zoom. Ah, vabbè, apri una foto. Dio. Attento. No, questa è Google Immagini. La prima immagine di Google. La terza è proprio la gatta nera. La terza è la gatta nera. Ma è come oggi? No. Ma no, adesso non sarà così. Chi è Inette Stevens oggi? Today.
Today, ma prima controlla 16 te. Giugno 2022. Beh, non si è data al porno, eh. Ma infatti, ma non penso neanche che abbia fatto un calendario. No, non è c'era. Che... Sì, di calendario ne ha fatto. Non c'era. C'era. C'era di tutte. Tutte quelle che andavano in TV sgusciavano le tette a un certo punto. Ma dai, era tristissima quella cosa. Ma che verbo è sgusciare? Ma non lo so, era strano perché non è che avevi il calendario col tipo sgusciato di ma Harry smetti Scotti. Di usare sgusciare. Ma era triste che andavi in TV a lavorare come presentatrice o co-host e poi dovevi sgusciare le tette per Max. Ma no. Era triste. Era una carriera. Cioè, era comunque c'era. Perché non c'è lo sguscio della buzza di Jerry Scotti? Io l'avevo cambiati i tempi. Ma no, ma i tempi. Ma che potere sessuale ha? Cioè, è particolare, ma è minore rispetto a quello che. Ha ragione Nelson, però. Andiamo a vedere la sgusciata di tetta di. No, 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 no. Andiamo a vedere Ned Stevens oggi. È sempre le stesse immagini. Nelson ha scoperto il sessismo. Oh, ci ha dato un'idea. Ci hanno dato un'idea per Space Valley. Può essere sgusciato. Figo. No. Quanto vabbè, potere sessuale ha? Ma no, ma non è legato al sesso. Togli dal sesso. Può essere sgusciato. E cosa vuol dire? Tipo? Una noce. Ah, vero. Le arachidi. Io vorrei fare la gara chi sbuccia più arachidi. Ma io, è vero, questa idea è l'ha proposta tipo 20 anni. Facciamo come un fissare la pentola 10 minuti. Fai Frank, sguscia 500. No, io ho bisogno. Mila arachidi. No, io ho bisogno della sfida. Cioè, qualcuno di quello, il minore tempo possibile. Contro te stesso. No. Contro la tua sfida. Quindi niente Ned Stevens oggi, beh. Io niente. L'ho messa, ma Pingu. Andiamo a vederla, Pingu. Però sono è uguale. Vabbè, ma guardiamo. Pingu. Ma dov'è? Ho scritto today. Ho scritto today. Ho scritto today. Ho scritto today. Scrivi oggi. È già scritto. Ma poi Pingu c'ha paura. Cioè, Pingu è lì che trema. Perché? Ma non lo so. Frank adesso. Sguscia la gatta nera, dicono. Manda questo. Si scrivono nelle. Ah, nelle note ci hanno scritto oggi esce il calendario. Ma non ma è non vero. È vero. Che fine ha smettetela di dire vogliate. Sembra sempre lì, è questa, dai. Sì, sì, non è invecchiata. Beh, no. I tratti. Beh, lei è molto. È una bellissima donna. Una bellissima donna. Dicono di cercarla su Instagram. Pingu è una mano impegnata. La terza non è vero. Ma poi ha la pedaliera anche, non è un problema. Se le mani Pingu si sa che riesce a fare comunque, 20 cose. A me del mercante di Infiera piaceva un botto, non si chiama Pino Scott. Madonna barbuta. Pino chi è Pino Scott? Perché mi veniva in mente Pino Scott? No, facciamo un programma cantante, metal. Lui. Ah, ok, vabbè. Sì, era un metal Pino che lui Scott, è lui secondo me, a parte il radio, io te l'ho detto che il radio è una bomba lui. Beh, lui è un vabbè, lui è un doppio bravissimo. Lui è Aragorn. Eh no, sì, sì, infatti, no, lui ha una voce pazzesca, però il radio se lo senti è. No, lui è bravissimo. Beh, è bravissimo. Anche come presentatore, ha fatto credo solo, solo il mercante in fiera, però era figo. No, lui è premiato ditta. Secondo lui me, figlio lui come presentatore. Ah, okay. Secondo me, lui come presentatore è molto bravo, a volte tende ad essere un po' supponente, un po' stronzetto. Cioè, non è vero. Io mi ricordo quando presentava quello delle parole intesa vincente, quello lì. Quello è Bonolis. No, ma, no, no, stato ma ne ha fatto un altro. Ha fatto. C'è stato sia Bonolis, credo, sia lui, sia. Ma poi Bonolis intesa Amadeus. Vincente no. Ha fatto Reazione infatti, a Catena. Esatto, Reazione a Catena. Pino Insegno non ha fatto quello del Wall Maria. Quello dove Wall c'hai Maria. Il wall gigante. Non oddio. Mi ricordo come si chiama. Non me lo ricordo. Passa però. Però mi ricordo che era un pochettino antipatico qualche volta. Cioè risultava essere un po'. Perché poi doveva motivare un po' i concorrenti che si impanicavano. Com'era? Le. Amazzoni vinsero la battaglia usando il potere della loro della Mike Buongiorno sì, quello il potere della figa. Ma io ultimamente vedo delle compilation su Instagram di gente che si The Wall di Jerry Scott dicono che si impappina a il programma quello su Rai 2 mi sembra Rai quale? 1 quello in cui devi completare la parola. È vero. Tipo, cioè, te l'avevo fatto vedere tipo quello gatto, del... cane. Esatto, quello lì del cane era sì, quello sì, tipo sì. È un tipo di. E poi c'era, ti mettono la prima iniziale, l'ultima, la finale. Sì. E tu devi completare la parola e la gente va completamente. Io ne ho vista una che non so spalina. Se è quel programma lì con quello di Affari Tuoi. Sì, lui. Comunque. Quello è Flavio Insigne. Insigne. Può essere. Sì, cioè, carabinieri random. È morto. Diceva tipo, per svegliare. No, la prima cosa che no, faccio no. La mattina è. E lei non sapeva completare. Doveva dire tipo sveglia. E invece dice striscia, tipo pippare, una roba così. Ah, è vero, esatto, no. È vero che si crea il mega, esatto, il mega cringe che lui che sì, gli risponde malissimo. Bisognerebbe caduta rivedere libera, rega. Le cazziate di Mike Buongiorno alla gente. L'eredità, l'eredità. Bello.
tanta beh, roba. Grande evergreen è Pedro la cipolla. Vabbè, ma sì. Pedro. No, ma... il più bello secondo me è quando Mike becca la tipa col bigliettino. Ah, quello peso. Pesissimo. Perché Mike in realtà era un gran stronzo. Beh, un sì, stronzo duro. Ma no, era uno stronzo. Ma secondo me aveva un modo di presentare che era comunque. No, non è questione di presentare. Era bravissimo a presentare. Era uno stronzo, però. Sì, come persona, umanamente. Sì. Però. Ma più che altro si incazzava sempre con la sua valletta. Un moto di volte. Sono tutti litigi. Se uno le va a cercare su YouTube, è pazzesco. Vabbè. Comunque... Sul gruppo ci ha mandato Teo Mammucari. Sì. La distruzione dell'auto, però non so cosa sia. Cioè? Non lo so. Distraction. Ma andiamolo subito, voglio vederlo. No, è che le venivano distratte le persone quando, mentre dovevano rispondere a tipo delle domande. No, io mi ricordo che c'era una cosa che erano loro che dovevano prendere degli oggetti, metterli su un tavolo, e quelli che riuscivano a prendere erano loro. Però effettivamente c'era anche la cosa della macchina, e c'era magari che distruggevi più possibile la macchina e quanto il valore di quello che avevi distrutto. No, più lo distruggevi, dovevi riuscire a distruggerla poco, perché ti prendevi la macchina. Ah, è vero. Ogni volta che sbagliavi dovevi spaccare qualcosa, una roba qui del genere. È il programma in cui ho capito. Teo Mammucari che intervista Teo Mammucari grasso. No. Guarda, Teo Mammucari qui era proprio uno stronzo. Comunque, no, aspetta, fermo un attimo il video. Fermato. Corredina dalla famiglia. Nel 2022 esiste una cosa che si chiama body shaming. Nelson, chiedo a te l'attenzione. Che c'è? Non lo sottolineavi, non se ne accorgeva nessuno. No, ho detto solo che Teo Mammucari è un po' grasso. Mi chiamavate Gommo. Ma che chiamavo voi? Continuiamo col video. Chiamami da solo. Continuiamo col video. Qual che auto è? La seconda montagna più alta. Station Wagon. Della Monte Rosa. Sono tutti questi. Dato che parliamo di sono io. Pazzesco. Ma adesso lo sai. Adesso lo sai. Montagna più alta. Monte Rosa. Alpina. Ti ricordo che la prima. Che ansia. Monte Bianco. Possiamo dire per aiutarlo. Sei sicuro? Secondo me Monte Rosa. La prima è il Monte Bianco che è alta 4.810. Vabbè, mi dava un botto di aiuti. Silenzio. Forza, provaci. Fa ridere che un di cosa devi fare? Spaccare un fanale per rispondere. È giusto! Monte Rosa! Quindi può spaccare qualcosa. No, secondo me quando non indovina deve spaccare. Però gli spaccherà piano. Esatto, il gioco era quello. Invece sarà palesemente... Cerca eredità razza dei cani. Sei stato fortunato. No, io voglio finire destra, voglio che sbagli una destra. Anche io lo volevo vedere. Ma secondo me sarà palesemente un format americano. Chi scrisse il gatto fa... Aspetta, Chi era? Dai, mi fai che ce l'hai. Io che cazzo. No, mi confondo sempre. Bravo. Io penso sempre a Leopardi perché gatto parla Leopardi, ma non è Leopardi, è quell'altro. Comunque ci dicono Pirandello. No, non è vero. È uno siciliano comunque il gatto parla. Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Tommasi Lampedusa. No, l'avrei mai detto. Io penso sempre agli emigrati Lampedusa. Pensa te, strano qua in chat la sapevano tutti. Ma guarda che se hai fatto il liceo lo sanno tutti. Fa vedere. Finestrini posteriori. Ah, appeso. No. Pesissimo. Questa. Merda. Però divertente. Sì, ma perché se questa era una roba fake? Ma forza, no. Dopo vai in giro con una macchina sfasciata. Però sai, magari una. Ecco, allora, questo è Stiva alla fine di un concerto a Senigallia per aprire la sua macchina. Anche Nelson. E io sono Nelson alla Slim Dogs a Roma. Ma sai che è esattamente questo? Spaccare una macchina è una roba secondo me mega soddisfacente. Quando l'ho visto fare a Nelson, mi diavolo. Ma che ha goduto, bro. Cioè, tipo, ora ha sputtanato 1.000 euro. Cosa che di più? Vabbè, però su una macchina magari la da 30.000. La quarta domanda è molto semplice. È che tu prendi un è la sua almeno macchina. Me, sì, sì, secondo me lui riesce a portare a casa. Diciamo. La prossima alla grotta. Okay, silenzio, Gaspare. Bravo. Come si chiama Nirema? Allora, aspetta. Melchiorre Sarre. Mirra. Mirra. Come è l'altro? Mirra. E Mirra. Ma Mirra. Ma no, Mirra la portano. Devi soltanto dire. Allora, scusa, sentiamo la risposta perché non le so. E cardamomo. Silenzio, per favore, che è importante. Forse il nome di Melchiorre. 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 Gaspare. 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 Ci mancava solo È finito, è finito con Gaspare Zuzzurro. Zuzzurro. A posto, grazie. Vabbè. Che programma strano. Bello, bello. Dicevamo prima razza dei cani. Eredità, razza dei cani. Comunque siamo partiti sfottendo questa televisione. Ora sto dicendo mi manca un po'. L'eredità è immortale comunque. Io c'avevo il videogioco anche. Perché la Play 2? Io avevo il milionario videogioco. Comunque qua che fisico. Ah no, no, io avevo un videogioco che sceglievi anche l'avatar del tuo personaggio. Ma che domande di me. Qualche sostiene che i Re Magi si chiamassero Oro, Incenso e Nick. Ce l'ho, Pink. Confermo. Confermo. Transformat l'abbiamo guardato prima. L'abbiamo guardato. Sì, Davide. Quando vuoi, Pink. Lo sono,
Ah, l'ho visto. Ma era bellissimo. Guarda, te la faccio dell'altro. Ma Vez, ma com'è possibile? Vabbè, l'emozione. Vabbè, la palla. Ho un ictus o l'emozione. Cazzo! C'è arrivata, ci ha sprecato 20 quando secondi. Dice, cazzi. Quando dice Shih Tzu mi spacca. Shih Tzu. Caso, c'è la cosa, allora, più difficile. Quattro lettere, Shih Tzu. Gattino chiede quando fate Marin Kart. Marin Kart. Cos'è Marin Kart? Tra poco, tra poco. Marin Kart è tra pochissimo. Io, raga, tra poco dovrei andare. Se volete, ho visto le camere o se no... Dai, settaci le camerine. Vezzo, che cuore, Vezzo, Nick, ma... mamma mia. Il milionario, quanto figo quello che lo vinse, americano, dicendo americano. Telefono a casa. Possiamo guardarlo, quello fighissimo. Merda, io me l'ho visto, sono visto mille volte. Praticamente, sì, praticamente una cosa così, gli rimane l'aiuto della telefonata. Chiama a casa e dice, chiama, Pao, la so, ho appena vinto. No, gli fa, papà, ho vinto un milione di, esatto, di dollari. E poi dopo dà la risposta giusta. Pensa se sbagliava. Fighissimo. Non figura di merda. Quelli che esultano per essere arrivati primi ai MotoGP e poi in realtà non è vero. Come tutti quelli che risultano. Esatto, che penso di essere aver finito e poi invece c'è un altro giro. Io posso dire che ho un po' di fame. Ma io tanta, un bot. Tanta. Un bot. Ma tu non hai scritto una scaletta con un bot di argomenti? Allora, fammi vedere se li abbiamo toccati poi tutti. Poi li hai trascurati. Fammi vedere. Vabbè, adesso li vado a vedere. Ah, comunque, è stata bella attiva, abbiamo parlato di roba. Ah, cazzi merda. Nostri. No, rega, importantissimo. Vai. Cioè, c'è un argomento gigantesco che non abbiamo ancora spottato toccato. Il malleo. Intanto, comunque, stanno preparando per Marin Kart, là. 48 piste, bellissimo, in cui ci scanneremo completamente. Ogni volta che uno perde, dà uno schiaffo all'altro. Ah, ho capito il trucco. Bisogna prendere gente pesante su, e gomme slick. Out, esatto. E ci sono una serie di macchine. Ma io non voglio usare uno pesante, io voglio tipo timido. Prendi il team TwitchCon. Ah, è vero, praticamente esiste il TwitchCon. Ma io non ad Amsterdam. Mi cos'è? Non ci piacerebbe andare. Non lo so. No. Allora, se noi ci andiamo, dobbiamo sapere. È cos'è la festa di tutti i partner Twitch, okay, che si fa una volta in Europa e una volta però in America. Però non capisco cosa ci sia di figo. Ci sono gli altri partner Twitch, cioè, tu vedi tutti i tuoi streamer dei tuoi sogni. Ma esatto. Che quindi... segue? Ma che ma quello è il bello. Ma che minore? Ma noi non. Ci immagini a parlare con gente in inglese? Io mi diverto, parli te. Non sanno chi sei, quindi puoi inventare. Excuse me, sir. No, ok. Ma a parte il tuo trolling. Palese che noi saremo tra di noi, no, tutto il tempo. Ma no, è cioè, io penso. Allora, no, se vogliamo fare una vacanza ad Amsterdam, secondo me. No, non è una vacanza da. Andiamo ma lì è tipo a conoscere una fiera. Esatto, vai lì a conoscere altri streamer. Oh, arriva l'alto testone. Ma in questa fiera cosa vedo? È tipo una fiera. Ci sono gli altri streamer. No, io voglio la risposta di Pingu. Pingu vuole andare a vedere dopo. Due, cosa lo sa bene cosa si fa. Cosa c'è, Pingu? C'è un sito, esploriamo il sito. No, andiamo a vedere. Ma che il sito è molto vago su quello che si fa al Twitch. Con, Excuse me, sir, are you a streamer? ma guarda how che many lì millions? No, lì ti danno il badge con scritto partner. No, tu fai le cose. Aurora chiede: durante il tour dei rover farete le live? No, chiede un... fermate. Hai ragione. Però io mi sono ispirato. Scusate, ero in. Ma sembra che nessuno ha mai guardato le date. Posso dire una cosa? Cioè, non è che sono tutte attaccate che uno sparisce per un mese. No, l'altro giorno uno mi ha detto: ma adesso parti in tour, non fai dei colloqui. Sono tipo una data a settimana, a volte due. Ma possiamo fare una live? Ma sì, benissimo. Sarebbe fighissimo. Ma io vorrei portarmi l'attrezzatura e farla. Sarebbe fighissimo avere tipo una GoPro su tipo uno strumento e poi uno nel pubblico. Ci va Sabaku in quel senso. Ci va Sabaku al Twitch. Ma certo che ci va Sabaku. Ci vanno anche Dario Moccia, al Masseo. Ma ci vanno tutti al Twitch. Ma vabbè, ma cioè, ti è bastato. Ma è un rave party. La devi smettere. Ti è bastato Curolili. Ma beh, Curolili tanta roba. No, il problema è che mi sto un po' informando e ci partono. Sarà che sto ancora parlando con il support del. Abbiamo preso sti cazzo di biglietti. Perché siamo un canale comune, quindi c'è tutto un processo. Devo chiedere la richiesta. Ma perché sei comune? Perché non siamo da soli, cioè siamo in tanti. Ah, sì. E ovviamente gli ho scritto a questi. Loro hanno detto: ma veramente è scaduto l'1 giugno? E ho detto: ma dai. Quindi ha detto: vabbè, fammi sapere. Quindi siamo in trattativa. Se tu riesci a rompere il cazzo, probabilmente io e Nelson dovremmo chiedere in quanto partner da soli. Cioè, okay, io Frank Time, lui About Nelson. Però ce la faremo. Disperato. Però guardando i voli, allora, in treno costano un botto. Cioè, in treno, scusa, sono 14-20 ore, quindi eviterei. In aereo, se torniamo. Se partiamo venerdì e torniamo il lunedì, sono 2000 euro. In totale? Sì. Se invece partiamo venerdì, torniamo. Sì, noi e te, infatti, è ancora più. Se partiamo venerdì e torniamo il martedì, sono quasi 1000 euro. Metà.
cioè, vabbè, un giorno in più è la metà. L'albergo, ecco. Però poi spendi di l'albergo, no, è un l'albergo. La cosa è che non sta calcolando è il totale. Almeno ci facciamo un giorno in più lì. Allora, l'albergo è tre notti e se sono due triple sui 1.300-1.400. Ma dobbiamo prendere un appartamento. I posti più economici su Booking. Ma tu guardi 5 stelle, vecchio. No, io guardo i posti più a un certo punto tu sei arrivato e mi hai detto servono 8.000 euro. No, è che poi io mi ricordo Nelson che dice ma cerchiamolo vicino. Invece, solo che vicino è un po' strano, perché è una zona fiera, quindi è un po' strano. Secondo me sarebbe più figo prenderlo verso il centro, okay, così puoi andare dove vuoi. Comunque però suggeriscono di volare su Eindhoven e poi pigliare il treno. Sì, Eindhoven dove arriva Ryanair. Me l'hanno detto in tanti sta però cosa, che può essere più economico. Però è 2 ore di però, treno. Però il treno alla fine è una roba abbastanza veloce. Se no, sì, che non arriva Ryanair. Io sono andato 2 volte. Sì, sì, c'è solo KLM. Esatto. Io una volta ci andai con EasyJet. Beh, io sempre KLM. Okay. Potevo prenderci una camerata, quelle da 5 euro. Io ho guardato le camerate, ma tu l'avevi trovata? Ne avevo trovata una, ma non l'ho fermata perché ero ancora in trattativa con questi. Adesso non ce n'è più una da 6, c'è tipo 5 letti, oppure 4, oppure ti devi un po' incastrare. Quindi da capire, più che altro la camerata. No, però non può chiudere l'attrezzatura? No, e più che altro costa anche tanto. Cioè, comunque ti costa come 2 triple. Prendiamo l'hotel. E quindi probabilmente andiamo sull'hotel. Però è un viaggio che ci parte qualche migliaio d'euro. Non dai, so se ne vale la pena. Ma no, dai, è figo, però parto qualche migliaio d'euro. Cioè, voi guardando live, possiamo provare a fare un passaggio. Dopo scrivo al Masseo, chiedo chi li porta loro a Moccia. Perché magari li porta. Moccia ha detto, dicono che non va a Moccia. Non va a Moccia, cioè, stanno dicendo di no. Andranno in aereo. No, è che magari li porta un partner, un network, magari troviamo uno sponsor. Però tipo, aspetta, posso dire una roba? Però non sono ancora riuscito a esprimere il mio pensiero. Sì. A me mi ispira un botto Amsterdam. E come città, dico, dice, al di là del TwitchCon. Al di là del TwitchCon. Ok. E il TwitchCon non mi ispira per un cazzo. No, invece, cioè, quindi tu dici andiamo la settimana dopo che costa tutto la metà. Esattamente, ci facciamo la vacanza lì, facciamo il triplo dei contenuti e vaffanculo TwitchCon. No, io farei TwitchCon e rimarrei 2 giorni in più ad Amsterdam. Però aspetta, quello si può fare. Perché sono già stato 2 volte ad Amsterdam, figo, un paio di giorni ci sta, andrei al TwitchCon. Però tu eri andato magari a farti le canne adesso, no? No, mai canne. Ah, allora puoi provare. No, mai canne, porca vacca. Cioè, io mi farei Amsterdam, sarei tipo 2 giorni no, in più ad Amsterdam. Io dico, ma a me va bene anche il TwitchCon, ma nessuno è ancora riuscito a spiegarmi. È tipo il Blitzcon. Esatto. Però li vedo quindi dei videogiochi. Ci saranno delle presentazioni. No, ma che videogiochi? No, sì, no, ci no, saranno no, gli stand dei brand. No. Cioè, se io devo vedere altri streamer che parlano, pensavo anch'io, ma non è così. Capito? No, è più, ci sono cose, secondo me ci sono dei tornei, delle robe. È un posto per conoscere gli altri streamer. Secondo me ci sono anche le persone normali, è una fiera dove sì, no, anche certo, è per far barotta tutti insieme. Ninja che gioca, a vedere. Cioè, tutti i fan. Ci sono anche stand di videogiochi come la Games Week. Non so. Scusa, cosa è che non si capisce. Dice, allora aspetta, Saturday 16, Drag Showcase, Opening Ceremony, Content, Loot Cave, Expo Hall and Rivals, Badge Pickup. Questo è il programma. Io... No, that's... Questo è il programma. Vabbè, ma tu sei comunque lì. No, comunque possiamo fermarci qualche... Ma infatti io in realtà nel cercare i voli ho detto cazzo, già che spendiamo questi soldi per i voli, fermiamoci no, di ma più. Il mio solo pensiero è, cioè dico... Anche perché alla fine potremmo in effetti prendere una casa, tanto che cazzo devi fare? Prendiamo un appartamento. In effetti su Airbnb. Lì. Anzi, invitiamo gente, tutti gli streamer, 20 mie feste. Beh, bello, quello figo. No, la cosa che dicevo io è che a me gasava il tutto, ma magari mi gasava quasi di più andare ad Amsterdam, spendiamo per Amsterdam, andiamo a farci una vacanza. Guarda che a prostitute ci puoi andare comunque. No, non ti io ferma farei nessuno. Io farei TwitchCon e poi rimaniamo ad Amsterdam. Tutta la notte nel quartiere Luci Rossi. Cioè, perché personalmente se diciamo andiamo 5 giorni ad Amsterdam... Mi frega il giusto. Ma non è vero. Ma 5 giorni sono troppi ad Amsterdam. Io mi farei tanti. I 2 giorni di TwitchCon e 2 giorni ad Amsterdam. Guarda, io allora lo dico qua. È una città da 3 giorni. Torniamo al 20. Allora, Ryder sta arrivando. 5 stavo bene, non ho visto un cazzo. Per come me l'avete descritto, vedrete che al TwitchCon ci romperemo. Ma siamo un tra di noi. Ci siamo divertiti a farci il cervello. 2. C'è la festa del venerdì in cui andate voi e Nelson, abbiamo un concerto. Quindi andate voi alla festa del venerdì e poi sabato e domenica. Però uno si rompe il cazzo, può andare a fare un giro. Sì, non è che sei costretto a stare. La fabbrica dell'Heineken ad Amsterdam. Un botto di robe da vedere. Un'ottima via. No, volendo, possiamo partire. Appunto, voi partite venerdì, noi sabato. Se volete possiamo andare anche mercoledì, non è un problema. Cosa vuol dire quartiere a luci rosse? Attenzione ai demoni che si nascondono lì. Cosa vuol dire? E Nelson, suoniamo il 15, che è un venerdì. Possiamo andare tipo, non so, il 13. Ah,
Ah, merda, ma mi si è rotto un ginocchio. Tanto per quanto vi fate, non ricordate niente. Ma andiamo là per fare questa diceria. Ma veramente? No, beh, effettivamente Amsterdam. Vabbè, ma non è io che perché non me ne faccio più le canne. Io vorrei fare un vlog dove sono strafatto. No, il quei famoso funghetti. Vorrei fare tici, Nelson. Vabbè, si può. C'è la persona che peggio si prende. Infatti, per queste cose. Funghetti, non dirglielo. All'improvviso lui è fatto. Ma io non voglio fumare, però ti ricordi quando mi dovevo fare la colonoscopia? Sì. Che volevo fare il Q&A sotto anestesia. Sì, doppiacei. Uguale, fattissimo, ma non che ho fumato, sono solo non capisco niente, basta. Ci sta. A me piacerebbe provare un muffin. Detto, quella è la tipica cosa. Però non sono buono. Non sono buoni. Però no, per l'effetto vorrei capire che cosa cambia. Sarei molto curioso. Ma detto che uguale, però non so. Come va, Nick? Bene. Hai quagliato? Ho quagliato. Quindi vai a fare il culo. Stanno arrivando le piade. Io ne ho prese tipo tre in più. Se ne vuoi una, ne ho prese tre in più. Vado a mettere una, pigliatele, vai. No, vezzi, il pacchetto baby era per noi. No, non ho preso i pacchetti baby perché non convenivano. Ok. Ne ho prese tre sfuse e poi li dividiamo. Io devo andare, però. Allora, ciao. Mi spiace. Vabbè. Buon se torneo. Becchi il fattorino, ringrazialo. Sì, ne rubo una. No. E buon torneo. Grazie. Ah, salutiamo ma tutti. Dicono, tu stai andando a sgusciare? Sì. Ma che figo. Beh, sguscia qui. Sguscia, allora. Sguscia per tutti noi, allora. A sgusciare. Buona sgusciata. Grazie. Allora, volevo fare un piccolo. Una piccola. Come posso dire, presentazione. Una buona depilazione a Nick. Buona depilazione a Nick. Che va a farsi la schiena. Mario Kart, che personaggio, che veicolo, allora, strategie, cose che hai imparato? A sentire oggi che leggevate le guide, mi è venuta voglia di provare un personaggio pesante. Io non ho letto niente, ditemi qualcosa. Allora, praticamente abbiamo trovato questa guida in cui abbiamo scoperto che i personaggi pesanti, anche i personaggi tipo in teoria sono importanti, sì. Cosa che non sapevamo. E che i personaggi pesanti su un determinato veicolo sono più adatti. Tipo? Cioè, ad esempio, se tu prendi Bowser su un veicolo leggero dovrebbe darti... È la cosa più giusta. Lo farò, allora. Io però so. Mi sono affezionato a tipo timido. Tipo timido. Che però è leggero. Tipo timido, perché sì. Si chiama tipo timido, è il personaggio con nome più figo. Io al mio mi sono affezionato. Ma è pesante il mio mi? Dicono Todd tutta la vita, ma Todd, cioè, no. Raga, Mario Metallo fortissimo. Non ce l'abbiamo. Ragazzi, Mario Metallo, tutte le cose metallo erano mega forti. Sì. Kart Metallo, Mario Metallo, Mario fare. Silver, tutto metallo non era fortissimo. Però. Quando inizia il torneo? Adesso arrivano le piade, mangiamo e poi inizia il torneo. C'ho una fame. Schele Bowser e si vola, ma io devo pisciare. Ma qualcuno che ci consiglia, dai, qualcuno che ci consiglia roba da fare ad Amsterdam, non banale, tipo farsi o andare nel quartiere a luci rosse? Che poi io e Nelson ci siamo stati insieme. Sì. E siamo stati bravissimi. Zero prostitute, intanto, prima cosa, diciamolo. E a parte che, vabbè, mi ha fatto molto ridere che lì esistono i quartieri, cioè tipo prostitute. Ne eravamo finite in quello messicano. In quello messicano, esatto, e quindi facciamo un po' ridere questa cosa. Ma siamo stati solo in un coffee shop e non è che ci siamo... Io non fumavo. Ah, tu non hai proprio fumato? No. Niente? No. Io mi sono provato. No, io stavo ad aspettare che finisse. Però ti dico, non è che ci avessi trovato. L'unica ho cosa preso che... la più grande fregatura della mia vita. Okay. Purple Lace 10 euro, uno schifo. Uno schifo totale. No, a me l'unica cosa costa che era gasava quella più economica. Era il fatto di. Cioè, che fosse una roba legale, che fosse tutto. Quindi, sì. Cioè, ti sentivi più tranquillo perché, diciamo, in qualche maniera era controllato. E mi faceva straridere che il coffee shop in cui eravamo andati era di italiani, ti ricordi? Sì, che siamo entrati. Sono tornato per un'altra volta ad Amsterdam e sono andato lì. Ah, sei andato proprio lì? Famosi. Ah, ok. Ok. Gentili, carini. Sì, e lì ho fumato. Che è quello la dove cosa, sono entrato e ho detto la cosa più pesa che avete. Che cazzo dici, Metz? Sì. E quando pensavo di morire, che mi hanno portato a casa. Che ma allora ci credo che sei stato male. Cioè, tu sei entrato e hai detto la cosa più pesa. Ma mai che... fumato nella mia vita, gli ho chiesto la più pesante. E cosa ti è andato? Scusa, te lo ricordi? Lo ricordo. Ma pensavo di morire. Ma ero convinto di morire. Io non mi ricordavo questo dettaglio di che avevi chiesto. Io avevo detto la cosa più pesa che avevo. Scemo, allora. Assurdo. Però lì è fighissimo che dentro è tutto scritto, no? Ah, ma chiediamo, dicono che Barbascura viveva ad Amsterdam. Ah, cavolo, figo. È meglio canna in Olanda, ma non ad Amsterdam. Fidatevi che nei paesi limitrofi molto meglio. Ok. Io mi ricordo, poiché ho rischiato un botto di volte di essere investito dalle biciclette in maniera pesante. Quello è un botto. Perché non frenano quelli. Marciapiede, non gliene frega assolutamente. E delle biciclette pazzesche. E non frenano, hanno i freni. Hanno il freno pedale. Ah, ok, quello, sì, quello tipo di Nick. E noi abbiamo la compagna quando siamo andati in gita, che è stata investita due volte. È vero. Cos'è che stavi per dire? No, io sono un botto curioso del cibo di Amsterdam, perché quando andai mangiai solo al Mac, al Subway, al Burger King, al KFC. Io non ho mangiato bene. Ma hai mangiato tipico? Cosa avranno? Ah, cosa si mangia? Polpette. È simile alla cucina francese. Mai mangiato. Cioè, un botto curioso. Non buona.
Vabbè, Nelson, dai, ci saranno delle robe buone. Non me lo ricordo bene, ma non era buono. Fa la gramigna salsiccia, però. Fish and chips, dicono. Fish and chips, sai che a me non piace. Sai che io l'ho provato, ti ricordi? Abbiamo provato, mi sa, insieme Nelson in un posto famosissimo a Londra. Strafact, bellissimo, fatto là poi. Ti ricordi che l'abbiamo provato e a me non mi è mai piaciuto. A parte che non c'è questa... questo problema col sale, che lo sale un pochissimo. Di cosa stiamo parlando? Fish and chips. A me piace un botto mangiare. A te piace? A me non piace per niente, non mi dà nulla. E dipende da dove lo mangi, forse. Ma quando eravamo andati a Londra, mi ricordo che l'avevamo mangiato in diversi posti. Sì. A me piace un botto. Non mi è mai piaciuto così tanto. Cioè, non ho mai detto. Però a Londra ho assaggiato il burrito più buono della mia vita. E a Camden nel mercato. Madonna, cioè era illegale, cioè sembrava veramente che lo facessero con gli scarti totali. Quando l'ho messo in bocca, un'esplosione totale. E io lì presi un hamburger buono. Oh, a proposito di cibo, è arrivato il cibo? È arrivato il cibone. Io c'ho una provenzale, fratello. Tonno, pomodoro, mozzarella. I ginocchi al taleggio ti consigliano. Zio Peros te lo consiglia. Buonissimo il fish and chips. Io ho sempre trovato il fish con pochissimo sale, ma non so se lo fanno così no, apposta. No, con mio fratello siamo andati in quello più buono di tutta Londra. E ti è piaciuto a te? Dove erano tutti vestiti fighetti, okay. Cioè, giacca e cravatta, noi in pantaloncino, lo sapevamo. Sempre... Ma ha fatto schifo. E anche a me è piaciuto. Cioè, ma non ci trovo nulla. Non capisco. Pesce triste. È pesce triste con una panatura niente di che. Proprio triste. Ma anche te l'hai trovato poco salato. Io mi ricordo che tipo il mio... No, allora zero. Ma infatti è veramente... No, la cosa più buona per me a Londra è il Sunday Roast. Che vai a domenica, è tipo un arrosto molto con molta salsa, a me verdura arrostita. Scusa se lo dico, sono fattacci tuoi, ma ormai posso dire. Tuo fratello mi ha raccontato che quando sei andato a Londra con lui, dentro a un quale tesco, volte? Ma una delle tante volte, dentro a un tesco hai preso, praticamente tesco prepara questi sandwich che tipo costano nulla, no, mi ricordo. Con tipo salsa tonnata così, hai detto che tu l'avevi trovato buonissimo, che ti era piaciuto un sacco. Può essere, non mi ricordo. E mi ha fatto ridere perché ho detto è tipico da Frank. Però che per si me, per queste cose. Per me i tramezzini tipo dei percoppe sono strabuoni. I trame no vets dai non... cioè, sono buonini. Ho pranzato quando lavoravo un botto di volte peccato costava €1,50. Buon appetito ragazzi. Io ho guardato tonno ma non rotolo. Io credo di essermi vado a mettere ginocchio. Il microfono mi fa spaccare che Cesare ha la maglietta al contrario da inizio live veramente? No a vedere culo. Dietro scusa no e dicevi? Che mi sono credo rotto un ginocchio no. Ad Amsterdam? No adesso mi fa malissimo non è rotto ma oggi verso tu stavi per svenire vabbè, mangiavo da 36 ore ci sei spaccato gli occhiali per attirare l'attenzione basta. Grazie. Sai perché? Perché stamattina credo sia venuta la signora a pulire casa e mi sposta l'aereo sul mobile ok e il giovedì è una giornata da buttare. Ah, perché ti ha spostato perché qualcosa? Porta sfiga. Certo. E devo tornare a casa e rispostarlo. Pensa a te. Quindi è una giornata a rotoli. Questa stronza che ti mette a posto casa. Sì. Incredibile. È una giornata a rotoli. Ma io guarda, non so come... è sempre una giornata a rotoli per questo. Non so come si permettano a volte. Madonna. E la paghi pure. Pensa a te. Non è la mia. Non è la mia. Vogliamo tutti in giro in zoccoli olandesi. Io gli ho dato un morso, ma non è mia. Che cazzo è quello? Io l'ho preso a provenzare. Cos'hai preso te? La montagna, quella con la salsiccia. Ma metta l'hai morsa! E che ha preso quella provenzale lì? Io ho preso una provenzale. No, Frank l'ha presa normale. Frank ha preso il tonno. Io ci lavoro in pedineria, la provenzale. L'ha presa piadina. La mia prefa era la solare. No, a me piace provenzale delicata. Se no messa una in più dentro, non lo so. Nulla più senza Nick, sì, ma soprattutto anche Mario Kart, perché lui era Mario Karter per eccellenza. Abbiamo scoperto che Nick è solo forte a un gioco, cioè Mario Kart. La montagna, hai detto? Io ho preso quella con la salsiccia, lo specchio, i funghi. Non rotolo. Rotolo. Mm. Dovreste fare una live sui vostri comportamenti ossessivo-compulsivi. Abbiamo questa, fatto un salotto. Allora abbiamo fatto un salotto tutto dedicato a questo. Adesso non mi ricordo se. Non la mangia. Vecchia stagione. No, ma Frank non l'ha presa rotolo. E non c'è lì? Scusate, ci sono 1000 piadine dentro. Fa vedere. Ah, forse era di Nick. Ricordiamo che Frank non mangia qualsiasi cosa che sia stata toccata da altri o che sia venuto a contatto con il pavimento dello studio. Rotolo? Ma io non ho ancora capito se la piadina al sud si mangia. Non sai, è solo una roba nostra. L'hanno sbagliata, l'hanno fatta a rotolo, non... Già, ok, figo, non sapevo. Cosa si mangia? La piadina al sud, pensavo fosse una roba tipo scolastica. Ma non è vero. Dicono di sì. Ma non è vero. L'ha detto anche una sarda. Solo vostra, vedi? Sì, in Sicilia si trova pure.
Ma adesso poi con tutte ste catene, tipo la piadineria, ovunque. Però tipo, io mi stupisco perché tante cose, tipo, che trovi a Napoli non le trovi qua. Beh, in teoria non è manco nostra questa, eh? È riminese. Noi quando eravamo piccoli, mangiare una piadina dovevi andare in Riviera. Io la mangiavo solo a Ravenna. Non ho ricordi di me da piccolo. O all'agnese delle cocomere. Però non era una roba diffusa. Mm. Comunque questa catena sta andando veramente ovunque. Infatti dovremmo aprire due, anche noi, cioè. Ma si può aprire in franchise? Costa 30.000 euro solo? Ma è pochissimo. Che figo. Cioè il marchio. Sì sì sì, certo, certo, al locale, sì, tutto il resto. A Roma si mangia. Qui a Lampedusa si mangia la piadina. Ghiotte le granite di Agnese, vero? Anche le cocomere. Ah, chiedono Ness, che squadra NBA tifi? Nets. Ancora? Adesso vediamo quest'anno se mandano via gente. Ma non io Nets. Ti favo Nets perché c'era Irving. Ok, Irving va via? Non lo so. No, ok. Ma la stai seguendo ancora? I playoff li ho guardati finché c'erano delle partite al weekend. Guardi i risultati. Però le partite ho visto soltanto i playoff, quelli che facevano tipo la domenica alle 9. Ehi, ti ho mandato un video strabello di LaMelo Ball. Sì, LaMelo Ball, ma te l'ho fatto vedere lui. Ma non mi hai detto figo, no? Lui è figo. Cioè, no. Vabbè, è normale, però. Speravo ti esaltassi, non ti mando più. Ti ho risposto, basta. No, vabbè, ma non eri esaltato, capito? Ah, perché l'ho già visto. Cioè, sono anche vecchie quelle azioni. Dicono che schifo i Nets. Ci sta, capisco. Ma quando tu me li hai presentati, siamo tutti mega antipatici. C'è la squadra vecchia. Lo so. Okay. Scusate, io non riconosco, l'ho chiamato LaMelo Ball perché pensavo si chiamasse così, ma non no, è. Chi è LaMelo Ball? L'altro ieri, o ieri? Uno, sosia di Klay Thompson, si è vestito da Warriors ed è entrato l'ho in visto campo per 10 minuti, sì. Ha fatto dei tiri, poi è andato via. Assurda questa cosa. Ma mi sono meravigliato che dici non fa neanche dei controlli, cioè nel senso. C'è gente che è in campo seduta. È pazzesco. Cioè se uno entra, non è come il calcio che è distanziato, lì è proprio lì. Senti, Golden State. Io sono i 99 e non posso rispondere a questa domanda. Tonno, preferisci le piadine o i piedini? Ma entrambi in realtà. NFL no. Cos'è? NFL più football. Guardo solo un po' di notizie, seguo un po' di pagine. A me piacerebbe vedere il Super Bowl, tantissimo, figo. Ma più per l'evento in sé che altro. Per lo show. Sì, non mi frega niente in realtà della partita di football, però dicono, cioè, deve essere una roba fighissima. Stanotte c'è una finale? Boston e San Francisco? No, stanotte c'è gara... No, gara 7 forse. Allora, l'innominata chiede idee per piedine. La mia è tonno, pomodori, mozzarella, origano. Quella di Ness è? Salsiccia, speck, funghi e lattuga. E salsa di funghi. La mia è tacchino, pollo, avocado, datterini gialli e hummus. Ah, ma oggi c'è la Virtus, ti hanno invitato? A giocare? No, a c'è giocare. Ne hanno scritto in chat. Ah, no. No, stasera gara 6 dicono, quindi non è la finale. Comunque, quanto state in live quando avremo finché non finiamo le 48 piste su Mario Kart? Sì. Poi, ieri io e Cesi abbiamo giocato a CTR, che ho portato il paddino, perché vorrei fare una live anche in cui ci sfidiamo a CTR, fighissimo, molto più figo, secondo no, me. Meno. No, meno. Hai ragione di meno? Sì. Tanto allora, perché mi ha rotto il cazzo ieri. Probabile, perché... Probabilmente ha rotto il cazzo. No, sì? Insta no, a me mi ha gasato molto di più, no, cioè, no. Anche a livello di robe che lanci, così è fighissimo. Ma perché sei brocco, ci so. Che è CTR, Crash Team Racing. È Mario Kart, ma della Sony. Esatto. Non avevo Mario Kart, non ho fatto CTR. Montelago quest'anno no. Credo mai più. Ah, raga, quando è il prossimo film? Esatto, prossimo film a sto punto. Vabbè, il primo doveva possibile. Essere stasera, poi vi siete abbonati in 200. Avete fatto 200 sub e quindi niente. Scoppiata. Dobbiamo parlare del capolavoro dei video su Canederli, è stato molto figo. Fra l'altro, Davide Zambelli mi ha mandato un audio che mi sono dimenticato di farvi sentire. Grande Davidone. Super sdolcinato. Sì. Lui ci ringrazia e dice che è stata un'esperienza fighissima. Gli è piaciuto il video? Ma volete che l'ascoltiamo? Beh, magari no, è privato. Non è privato.
però non lo raccontiamo. Non è privato. No, non è privato, è solo grande, di brutto. Lo faccio sentire dopo. Dopo faccelo sentire. Che poi io vorrei troppo rifare i suoi canederli. I primi, cioè i primissimi, quelli che ci ha fatto erano illegali. Vabbè, erano tra i canederli più buoni che io avessi mai mangiato. Buonissime. Davide è troppo carino. No, è pazzesco. Ma anche a rivedere il video, veramente stra Frank, carino. A te è piaciuto Davide Zambelli? Ti stava simpatico? Anche a te non lo conoscevi? No, ti stava simpatico. Ma ricordava Pipin. È vero, beh, un botto. Un botto. Beh, un botto di Pipin. Ha fatto buona impressione. Anche il vestito. Sembra Frodo sotto sì, il sì, video. Anche vero. Sì. C'ha proprio quel fare da Hobbit. Ma infatti esatto. Gli piace il cibo. Giusto. Ci so. Io ho fatto. Hai fatto? Ho fatto. Io sa che mi verrei a spaparanzare perché ho proprio voglia di stare. Hanno chiesto a Pingu se hanno i microfoni. Ah, ma sono altre piade? Quanti ce ne sono? Tre. Ce la faccio, sono morto. Ma in realtà una riempie, non pensavo così tanto. Ma Pingu, ce li hai gli occhiali per andare in Rage Mode Ludwig? Grazie, arrivo. Avete preparato i punti canali per finirli in questa live? Spero di sì. No, perché ci sono sarebbe una birretta. Ludwig è tornato. Sono pronto a giocarmi tutto dopo un allenamento fortissimo. Con un po' di questa brillanza. Si va, si vola. Spostiamoci.